Buongiorno a tutti e benvenuti in live. Siamo qui su GTA 5, oggi qui con Daniele Smith. Un servizio e da me Nevrica. Oggi pattugliamento come Liviano. Pattugliamento pomeridiano, oggi invece che fare la mattina. Vedremo un po' cosa ci sta, vedremo da fare, che se trova qualche sparatoria, qualche rapina, vedremo un po'. L'ultima volta abbiamo fatto una gioielleria che abbiamo vinto poi anche perché siamo riusciti a fermare il soggetto. E ora vediamo cosa ci serve, cosa ci porterà quest'oggi. Mettiamo, sto facendo un po' di merenda con uno yogurt alla stracciatella. Smittalo. Ehi. Ciao Lu. Hai visto dove è andata Banner? Non è a fare degli arresti? Cosa? È a fare degli arresti? Smith, c'è il Lu. vice dell'armeria, Ok, sono andiamo, io. andiamo. Ok. Il vice dell'armeria. Guida un po' tu, dai, che io Banner, ok. avanti. Fai un po' di Sono qui agli pratica. uffici, c'è una Va denuncia in bene. corso, riguarda proprio il signore di prima, quel vecchietto. Sono un attimo al Chi state carcere. arrestando? Ah, ok. Banner? Come? Chi state arrestando? No, dobbiamo fare, stanno andando a fare interrogatorio con A chi? procuratore distrettuale. No, no, ma a chi è che fate l'arresto? Ma chi è il soggetto che sta interrogando? Stasera la radio, stiamo andando a interrogare Jay Anderson, quindi devi Ah sapere. no, ok. Perché in pratica gli ricordi quella sera lì che eravamo al Benny's Custom che uno mi ha puntato la pistola alla testa e poi gli hanno sparato da dietro? Sì. Il signor Franco Esposito, sto prendendo il telefono un attimo, dili. Franco Esposito si chiamava Franklin Esposito, non mi ricordo. E in pratica io l'ho visto in giro città, ma ancora non l'hanno arrestato, sai? Nessuno l'ha arrestato. Certo, in realtà prima è venuto in centrale perché è stato convocato da Brando, ma poi Brando se n'è andato, quindi l'ho lasciato andare, cioè. Cioè, se ne sta Fatto una occupando lui, rapina alla sta berlina, quanto ho giocando. capito quello. Lui invece ci ha raccontato che è entrato nella banca Sono perché, cioè, Morziano. così, ha visto un Come poliziotto che l'ha stai? testato. Bene, tu? Mo non lo so. Va Stavo dicendo. bene, allora. Aspetterò. Hai un attimo il telefono? Vabbè, ora finisco di fare le continuo il lavoro di Un ieri sera attimo, con Lili. dammi Io non in tutto. giro Ah, a fare. vai, Ho fatto per oggi ho fatto Posso armeria, chiedere? import-export e ripo di Serve mare. urgente, serve urgente, serve. Va bene, Serve sta tutto urgente. aggiornato sul Salve. database. Ciao. Vai, vai, Scusa. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, Lei è il vice salve, salve. direttore, giusto? Vice direttore, esatto. Posso parlarla in privato nell'ufficio? Certo, venga. La seguo. Venga. Allora, salve, allora, in Salve. pratica le spiego brevemente, se no, mi presento, sono l'agente esperto coordinatore Smith e la mia sinistra, la mia destra c'è Che c'è? l'agente Rossi. Ok, Sì, ci conosciamo ci tutti. conosco più di molto tempo. No, va piacere, bene. sono il vice direttore della Maria Stream. Piacere, Piacere. piacere. Allora, ditemi. Allora, in pratica, Ah, in pratica, io la collega, cioè io in generale con uno svariati colleghi, ci siamo
facendo un piccolo progetto, diciamo. McGonagall, mi porti qualcuno a Un prendermi? lavoro all'interno del nostro dipartimento. In pratica abbiamo chiesto anche al comune di farcelo, ma non ce l'hanno fatto perché è Qualcuno diceva di... un po' troppo impegni hanno. Ok. In pratica consiste di fare un censimento di tutte le attività dell'isola. In pratica cerchiamo di censire tutti i titolari e i dipendenti delle varie attività per comodità nostra di polizia e per comodità anche delle varie agenzie in Capisco. caso dovesse esserci Ok. bisogno di qualche informazione del genere. Perché Ok. vi faccio un breve esempio, è capitato un po' di giorni fa che io e il collega stavamo lavorando su una cosa di polizia, che a un certo punto ci si arriva il titolare del lupo di mare, ci siamo guardate entrambe e ci facciamo... Ma chi è sto qua? Chi è? Ma chi è il titolare? E allora dopo quel giorno lì ho detto meglio fare un censimento così teniamo aggiornata la lista dei vari dipendenti, anche per voi se avete magari titolari, se un vostro dipendente fa qualche illecito, noi lo sappiamo dire, ecco. Ah, ok, perfetto. Ecco, Devo sempre dire anche se... nome e cognomi, Nome e giusto? cognome dal titolare in su, dal titolare in giù, cioè tutti i dipendenti dal titolare, degli attori, eccetera, eccetera. Se Ok, perfetto. ce l'ha, è una lista lunga? No, non è che sia lunghissimo. Comunque, praticamente io comunque, come ho detto a Lili, ok? E faccio conto che ovviamente ci sono alcune persone che non lavorano mai, perché infatti io, essendo che sono stato vicino da poco, per la precisione da ieri, e io con l'altro ancora vice direttore, che non è possibile, cioè non è potuto venire perché ho avuto dei problemi, e praticamente ancora dobbiamo vedere il fatto delle persone che lavora e che non lavora, e di licenziarle, dipende da chi è in attivo. Quindi semmai dico tutti, proprio tutte le persone che proprio sono state assunte, anche quelle che non lavorano da tanto, e gli faccio un riepilogo. Poi semmai Ma mi dopo una settimana interessa, non si ripassa, preoccupa, tanto esatto. io passo settimana, io tanto passo, passerò settimanalmente o bisettimanalmente alla Esatto. generalista. Se lei adesso Perfetto. mi si prepara la lista tra lei, me la manda via mail, entro oggi, cioè entro poco, per me sarebbe comodissimo. Sì, devo dire anche i Partner, mi gradi del... ricordi il nome Esatto, vecchio del grado e nome e cognome. dipendente? Perfetto. Perfetto, allora la mail Patrick. mia è Daniele Ok, poi Smith, ti mi lascio il trova tuo tra gli agenti di numero. polizia sull'applicativo, sono tra gli ultimi Patrick, perché ci scrivo in sentirei cursivo, ho averci. scritto. Vedi se mi trovo e mandi la lettera se... Così le confermo. Vediamo un attimo. Bonner in centrale. Ehi? Sta Sì, arrivando. sono io. Ti ho fatto un... Salve, ha scritto, sì. Sì, Esatto. Ok. sono io. Perfetto. A posto, allora mi scrivo qui la lista dipendente per presto possibile e poi aggiorno database. Perfetto, La ti mando... ringrazio tanto. E di che? Non si preoccupi. Buona giornata, allora le Buona auguro. giornata, arrivederci. Ciao Arrivederci. Sim. Vediamo, ciao Lili. Ciao ciao ciao. Arrivederci. Arrivederci. Sera gentile. I'm Dark Arrivederci. TTV, grazie mille per il follow, benvenuto al Sì, canale. dimmi tutto. Arrivederci. Ho visto anche lì fonti aperte, andiamo da lui. A Ok. Sandy. Tanto lag. Mi sa che senti. Sto tirando giù senti e Madonna Smith. E niente. Caffetteria, divertiti. Ah.
Signore, abbiamo Adam attive. Adam 1, affermativo. Nient'altro? No, nient'altro, mi sa. Quazza d'Eclude, siamo in centrale. Un attimo che non vedo nulla io. Mamma mia. Oddio. Ok, sta arrivando, stavo iniziando a vedere, un attimo. Pulisciti i miei occhiali. Eh no, è che c'ho problemi, diciamo che c'ho gli occhi viola, quindi non vado tanto veloce, mi sposto tanto veloce, ho problemi. Subito quando sono passeggero. Già finita, raggi di comunicazione, ma concordano che sia stata, che è stato uno schifo. Quel campo d'oroga non ha senso, sì, in effetti è un po' troppo vicino. Cucù, ciao Totò! Poi è stato uno fiero farmare al 3009, sapevo che c'era zona internet e agenti armati carabini. Sì, sì, ci sono un attimo. Poi siamo andati contro loro, è un giro cazzo, capisco. Salve! Ci sta un dipendente, andiamo a vedere dentro. Salve, buongiorno. C'è un dipendente? Il titolare è fuori. Ah, ok, allora vogliamo fuori. Capelli biondi, ok. Capito. Grazie. Ok, mi ricevete, signori? Affermativo. Difficile anche da vendere. Ok, mi reco con 4 reclute all'aeroporto. Ne approfitto per fare un piccolo addestramento. Signore, se vuole ci sono anch'io. Dai, ma no. McGonagall. Vale. McGonagall. Le agenti è meglio che formano le formine alleate, ce n'è solo una attualmente in giro. Ricevuto. Comandante, scusi, avevo la radio spenta e stavo facendo una denuncia, devo venire all'aeroporto, sono Lake, la reclusa. Esca in pattuglia con McGonagall, se è da solo McGonagall. Va bene, non ti ci faccio. Se c'è qualcun altro disponibile con McGonagall, si rechi qui all'aeroporto. Solo lei cosa vengo all'aeroporto? Sì. No, signori, niente stampanti wireless. Se vuole fare i documenti deve venire in centrale. Se vuole fare i documenti deve venire in centrale. Io la porto subito. E devo fare un attimo il documento. No, centrale deve andare allora. Vada giù in downtown. Portatemi allora le reclute qui e voi formate le Adam, ragazzi. Dai, vai a prendere i documenti. Ditemi. Ciao, lei è il titolare? Sono il vice direttore. Ok, posso parlarle in privato in ufficio? Sì, vengo. È il suo lavoro, quindi lascio fare a lei. Cioè, metterò una piccola frase. Sì, va benissimo. Ok, allora, salve, comunque, mi presento. Sono l'agente esperto coordinatore Smith. Alla mia destra è l'agente Rossi, piacere. Siamo venuti qua per chiedere se voleva partecipare a questo. Se voleva partecipare a questo. A un progetto, diciamo che c'è un progetto, un lavoro che stiamo facendo noi della polizia per facilitare il nostro lavoro e anche agli altri, diciamo. In questione le spiego brevemente, stiamo facendo un censimento di tutte le attività con relativi titolari e dipendenti di ogni attività. Quindi chiediamo ad ogni titolare o direttore, diciamo, se è d'accordo a fornirci la lista dei propri dipendenti e della polizia. E questo sono passato anche qui da lei per chiederle se era d'accordo. Ma per cosa? No, no, un censimento giusto per sapere un attimo chi sono i titolari e i dipendenti di quale attività, perché è capitato qualche giorno fa che stavamo facendo un lavoro di polizia, diciamo, uno dei nostri lavori da poliziotti, diciamo, e ci si è arrivati, ad esempio, un titolare di un locale, e alla fine non sapeva manco chi fosse, capito? Quindi, in modo così che da ogni settimana, /2, passo io personalmente ad aggiornare la lista, così se ci sono qualche varietà, si viene a sapere, diciamo, le varietà, ecco, se le variazioni. Lei come direttore non può fare questa decisione? Come vice direttore non può prendere questa decisione di fornirci? Guarda, non so se il direttore
accetti questa proposta, non lo so. Ok, allora se penso mi fornisce... Sì, però per sicurezza, ecco. Ok, se mi fornisce un'email, ecco... Sì, scrivi una... No, mi scrive lei, io sono Daniele Smith, mi trovo tra i poliziotti e sono... è scritto poi in corsivo, tra gli ultimi dei poliziotti. Scrivi un puntino e pubblica. Un puntino e pubblica. Ok. Ok, le ho inviato l'email. Grazie. Provi a chiedere al il direttore, Pablo. Ok. Perfetto. Allora chiedo a lui se è d'accordo a fornirmi... Quando posso trovarlo? Cosa? Quando posso trovarlo? Non lo so, ha degli orari un po' strani perché è impegnato anche a governare la città. Ecco. Ok, si chiama, ha detto? Pablo e Del Gallo. Del Gallo. Ok, allora magari passerò, diciamo, passerò un'altra volta, le scrivo direttamente un'email e vediamo subito. Pablo, ha detto De? Del Gallo. Del Gallo, perfetto. Allora, le auguro una buona giornata e arrivederci. 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 Chi è che si dirige al... Non lo so. Alla rapina, sì. Chi converge? Banner. Banner, check. Non c'è nessuno, mi sa. Sì che sono già andati. In radio non hanno parlato, però. Banner. Facciamo? Lo scritto messaggio a Banner. Ci stava anche il motorcycle aperto. Potremmo passare direttamente anche lì. Vuoi andare? Fai una versione però più avanti. Oddio, qui un po'. Qui un po' ormai è troppo tardi. Ce la faccio a scrivere messaggi. Ma ci sta solamente Adam 1, ma scusate, ma ci sta solamente Adam 1 in servizio, signori? Un agente in centrale può venire sotto, almeno quando c'è una rapina. Questo si spara, che spara? Spara nel garage. Qualche agente disponibile? Salve, buon pomeriggio. Tutte le reclute all'aeroporto. Sì, dovrei parlare con il titolare o un responsabile, cioè. Allora, il titolare responsabile per il momento sono fuori città. Tornano stasera. Però può parlare con me, che diciamo sono tra virgolette il capo cucina quando non ci sono loro. Lei E poi ci sono altri che facciamo una macchina sola per andare all'aeroporto. Mi serve un responsabile per... Comunque io passo in frequenza a 10, signore, se avete ricevuto, signore. Per, diciamo, per fare la domanda riguardante la parte di polizia.
Qualcuno che abbia la possibilità di poter scegliere una cosa, di poter dire sì, cioè, puoi prendere delle decisioni. Mario Gaming 110, posso farti una Sì, domanda? insomma, qua Con 110, quale scusami tasto posso se... parlare in Qua è al 318 FedEx? di Dipende, con solito. la N in alcuni posti, dipende. Prego. Cosa, prego? Andrà a Niente, è piedi in questo successo qua. qualcosa? No, niente di grave, è giusto una cosa che mi serve per parlare con i 192. titolari, perché sennò... Oh, ma che cacchio succede? Io ripeto, io... 10-10. Oddio, Al 118. dobbiamo convergere, signore, è un'emergenza. Converge Adam 1 al 10-10. Check 218. Parte arrivo, tornerò. Vai, corri. Aggiornati 10-20. No, no, sinistra, 218. Ti metto la posizione. Signori, check. Ok. Ciao, la segnalata dei colpi di vita nel Ecco, nostro comune, grazie. andate a controllare cortesemente. Tre signori con le mani in alto che ci chiedevano di una mano perché stavano tutta Sì. l'estate del servizio. Una dame che Ma anch'io converge. sto prendendo droga come se non ci fosse un domani. Dio mio, un attimo. Sopra questo garage. Adam 1 sta convergendo. Sì, ma chi converge al Gabriella? Ci serve un'altra gente. Vedo delle pistole per terra, signori. Proprio da dove venivano gli spari. Mi rimetti la posizione, per favore? Ci sono tre pistole. Dove stavano i soggetti prima? Potete mandare il 10-20? Mandato. Comunque con le pistole da dove vengono i soggetti? Smith, riesci a mettermi il 10-20? Sì, qua di fronte alla centrale, gira a sinistra. Qui. Ciao, Caos, qui a destra, destra qui, sto garage qui. Qua. Qua, vedi. L'abbiamo preso per difenderci, poi abbiamo chiamato la polizia. Stop, ferma. Ti serve di cerco. Controllare. Che succede, signori? Pronto? Che succede? Ho chiamato io. Ho chiamato io. Che succede? Signore, Da dove hanno sopra. sparato? Aiuto che spara. Ma dove sparano? Sopra. Sta sparando a Sta Rizzi. attivando, mi sa. Ma sopra? Sì, sopra. Vieni, Ah, vieni, guarda ok. qui. Guarda qui, stiamo... guarda le pistole qua. Era dove stavano quelli lì. Andiamo a controllare sopra. Tieni gli occhi alle pistole, non farle perdere a nessuno. Salgo sul tetto, io, signori. Comunque, tenga d'occhio le pistole che ci sono sotto per terra. Tanto 10-4 faccio io. non c'è nessuno sul tetto. Io ho trovato tre soggetti lì sotto le C'è un'altra arma scale. qua su. Un'altra? Sì, Dove? qui. La prendo. È già C'è montata. qualcuno disponibile per il Sì, è Gabriella? montata. Sì, Ok, che tre steso già anche Siamo montata. Andiamo occupati. il Gabriella, no? Io no, tu se mai. Sono quattro agenti occupati al momento. Sono il C10 di fianco alla centrale, Banner. Stiamo cercando di capire cosa è successo perché ci sono tipo 40 armi, un sacco, una decina di armi lasciate per terra. Quindi stiamo cercando di capire che cosa è successo perché hanno lasciato tutte le armi a terra. Bene, allora io procederei con raccogliere le armi Vedi se per sono ora montate o ritagliate. no. Sì. Prendine una, vedi se è montata, perché se sono Allora, ce ne montate... sono due montate e una smontata. Ok, allora quelle montate, vedi un attimo. Prendi una. Allontanatevi. Ma è libero. È impossibile. Allontanatevi. Spera. È impossibile. È montata quella?
Siamo passati qua, ci hanno speronato. E cos'era? 9 mm, tutte 9 mm, non è quello che ho preso. Ok, no, e si sono smontate? Sì, sono smontate? Una sola è smontata. Ok, vediamo se prendi quella smontata, speriamo. Perfetto, io prendo quella montata. Ma quindi sono scappati? Ehi, questa, guarda cosa ho trovato. Nico, che hai trovato? Un attimo, fa lontani, per fuori. Vari? No. Hai detto però. Con un silenziatore. Qua, signori, non si capisce qualcosa. C'è qualcosa di strano, perché c'è una macchina qua abbandonata. Di chi è? No, ma vi hanno sparato da qua sopra e possono scomparsi. Sì, dove cavolo sono scesi? Non si può scendere. Infatti, è quello che dico io. Ma so io. No, boh. Si sono addormentati. Secondo me trovato. No, non è. Cioè, o si sono lanciati per cadere e buttare giù. Cioè, se... oppure quello. Però. Abbiamo trovato delle pistole dentro. Qua dentro c'erano le pistole? Sì, erano là dentro. Ci sta altra roba dentro. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. È vostro questo? No. Prendo io. La persona è già sparata, signore. Praticamente noi siamo venuti qua. Di chi è questo? Già, signore, che ci hanno sparato. Praticamente noi siamo venuti con quella Marco macchina. Marco Calabro. Perfetto. Sequestriamo. Hanno fatto puff, signore. E sicuri? No, aspettiamo. Due. Due. Praticamente le spiego cosa è successo. Noi stavamo a Venice, siamo venuti verso di qua. Ci hanno iniziato a inseguire, ci hanno bucato le ruote e ci siamo spinti contro qua. Poi c'era questo contender, sempre loro sono scesi, sono scesi sopra. Abbiamo provato a prendere questo contender, ci hanno bucato pure la ruota di questo contender. E quindi siamo rimasti qua, vi saremmo qua tanto, abbiamo chiesto aiuto a voi. Fatto un po' di un po' veloce. Non sanno mica neanche cosa ho scritto. Sì, va bene. Aiuti io. Ho anche gli spari. Aiuti io, sì. Sì, ha fatto puff, ragazzi. Ma come ha fatto puff? Ecco, sai qual è il suo nome di battesimo? Sì, Fox Fox. Da matti. Boh. Aia. Calmo. Signori, io non so che dire, se non sta nessuno qua, se devo ancora sequestrare il mezzo, ma io adesso lo sequestro. Poi si chiamava il proprietario, Marco Lombardo. Marco Giano. No, non c'è. Prima di averlo sentito. No, ma è niente. Sì. Però la sequestra. Ah, non è annullato. Non si può scendere da nessuna parte. Sto andando quello da solo. Boh. Cioè, meno che non si siano buttati da qua per scendere, cioè boh, io non lo so. Generale dell'Iraq 18, signori. Generale? Buonasera. Generale dell'Iraq.
c'era il dell'Iraq. Forse ho capito dove sono scesi. Da di qua. Da dove? Qua. Da questo tetto qui. Non è alto e sono scesi da qua probabilmente. Non è alto, ah beh, però non ti fai molto male, ecco, ma se vuoi scappare. Scivoli là. Cioè... Lo so, però qua sarebbe il punto più facile dove poter scappare e scendere. Dove siete? Siamo qua sotto, stiamo capendo forse dove sono scesi le persone. Ma non credo, perché se uno si butta da là proprio scivola. Non penso, non penso scivoli. È in pendenza. Lo so, però non penso si scivoli. Scusi, signore. Attenzione. Oh. Oh oh, signore, grazie per il follow, Master02. Signore, oh, come si permette? È svenuto. È svenuto. Non è ucciso. Comunque, collega, stavamo pensando che molto probabilmente è sceso da qua. Il signore, sono usciti da qua. Sì, pensavo anch'io la stessa cosa. È sceso da lì e poi è salito. Già, cascato sulle piante. Eh? Un telefono in più. No. Sto a controllare chi è il proprietario del contender. Già controllato. Adesso vedremo cosa fare. Vabbè, signori, noi ci stacchiamo. Andate pure via. Chiamate un meccanico per la vostra auto. Le auguriamo una buona giornata. Grazie. Arrivederci. Scusami. Allora, uno si stacca da 218. Dimmi, veniamo a prendere il Gabriele. Vado a depositare. Vado a depositare queste armi qua io. Ok. Gli agenti che hanno raccolto delle armi al 218 vengano a depositarle in magazzino. Qualcuno ce li ho montate, io faccio direttamente così, deposito arma, che se ne frega. Pistola e pistola calibro 50, via. Vuoi d'oggetto, mettiamo dentro, quindi 9 di questi. Monete tese, una. Non mi ha di smontarla, porca puttana. Perfetto. Te la lascio qui. No, no, mettila dentro. No, la devo smontare. No, no, è già smontata quella. Agente banda 18. Signori, ma ci stanno agenti? Cioè, siamo solo io l'unica Adam, io e Rossi? Oh, tutti gli agenti Adam, vengono... Oh, tutti gli agenti vengono in riga al garage della centrale, tranne quelle formate. Banda, voi siete già fuori? Adesso formo una squadra che va al Gabriella. Allora, McGonagall. McGonagall, Johnson e l'altro Johnson. Ma che è questo? Gabriella. Bene, bene. Ok, agente Andiamo. Johnson. Tac 1, convergete a Gabriella, subito. Un attimo. Tac. Andiamo ad Andrew e Scorpio. Sono già formati il gruppo della Gabriella, già mandati adesso. Andiamo. E no, separate. Due macchine separate. Tac 1, radio numero 6 per i tre che vanno a Gabriella. Tutti gli altri agenti che sono in centrale escano dalla centrale, grazie. Ma i GPS non vanno ancora? Non penso. Vediamo. Prova a attivarlo. Oh, oddio. Non ti avevo un pugno, ti ho GPS. Che GPS? No. Ma perché dice non hai una maschera, non hai occhiali, non hai cappello? Ma che cazzo c'ho?
No. No, mi hanno rubato il guardaroba. No, anche a te, anche a me l'altra, cioè un qualche settimana. Palle. Fa. Non avevo più niente. Infatti adesso sono tipo senza vestiti, ho solo la divisa e pochi altri. Alcuni hanno detto che tornano dopo il blackout, ma a me non è mai tornato. Dovevi fare. No, è casino, vabbè. Giorno di merda. Già. Ma ho girato proprio di merda a me proprio, lasciamo stare, va? Che ti è successo? Niente, ci hanno assaltati mentre stavamo volando i soggetti che avevano ritornava una rapina a Palento via. Ho sentito in radio prima. Porca puttana, hai rispato con quella carabina, oh. La cassa della porta finanziaria aveva distrutto. No, sono scappato. Ah, meno male. Fin troppa gente che girava in moto, non si può distinguere se erano delle persone ostili o no, quindi tutto scappò. Guarda quelli che sono rimasti là, feriti. Grazie per il follow, Twitch Kiwi, Twitch Kiwi, grazie per il follow. Come non c'è nessuno? Vado a prendermi un antidolorifico. Agente Stamper. Ah, guarda che faccio, Kiwi, guarda che faccio, guarda. Guarda che cosa faccio, mo, eh. Guarda. E mo, 100 secondi, stai zitto, non parli più. Io mi sergente con 10.000 ruoli, mira che non è basta. Comandante che mi chiama comandante, c'è chi mi chiama tenente, chi sergente? Iracheno. Colonnello Iracheno, salve. Esatto, vede. Allora, signore Iracheno, le due. Anche il comandante ormai mi chiama Iracheno, quindi. Vabbè. Mi socio. L'unica persona autorizzata a impugnare uno di questi, signori. Belli. Cos'è? Allora, dici che sono una c'è la pompa? Incazzata. Io sergente, questo... buon pomeriggio. E vabbè, un altro. Questo è un genio. Buonasera. Capitano. Questo qui con la voce da... Signori, è arrivato anche Kosovalo Zerbino. Ehi. Chi è? E chi è? Ehi. Passa il 99% a terra. Più che... Sarò la russa incazzata, lasciami stare. Chi è? Certo. Io le giuro, sergente, è iracheno, eh. E giuro che se la generale, volta... colonnello, basta che non mi chiama sergente, che ormai non sono nemmeno più sergente. Se la chiamo supremo leader. E che cos'è allora se non è sergente? Leader supremo. Agente, ci sta il comandante che mi chiama agente scelto iracheno, quindi non so cosa voglio capito. Dire. Capito. Nel dubbio. Vabbè, mi hanno rubato tutti i vestiti. Oggi. Che palle. A me ricorda tanto quello del film, di un film tanto famoso. Con la sua barba. Mm-hmm. Esatto, con la barba del dittatore. Gente, lei crede che questi siano caricatori, in realtà sono dei C4 a plastica. Guarda dove si gira, aspetta un po'. Oh mio Dio. Nel momento in cui devo sposare... Comunque, colonnello Iracheno. Colonnello Iracheno, attimo. Attimo. Che ha detto? Ciao. Sto a posto? Sto fumando una sigaretta. Colonnello Iracheno. Ho scritto Gioconda in faccia, per caso. No, perché? Ma? Ripeto, l'ultima volta c'ho scritto Gioconda in faccia, signore. No, ho detto no. Ok, si tolga dal cazzo, entro 3 secondi la metto in stato d'arresto. 3, 2, 1.
Colonnello? No, mi scusi, colonnello iracheno. E non me la chiamo come così, me la chiamo in questo modo. Abbiamo meno un agente. È scappato, diciamo, a Gabriella non c'erano agenti disponibili, l'abbiamo mandati ora e ora è vuoto. Hanno fatto la rapina, l'hanno finita, se ne sono andati senza, così, pur avendole visati. Denti loro, sinceramente. Vabbè. Abbastanza brutta sta cosa. Sì, 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 è che mi sono svegliato ora, però... Ma com'è che non avevamo tre agenti disponibili? Eh no, perché con vice comandante si è portato un po' di reclute all'aeroporto. Poi sono entrati in servizio per gli agenti e allora appena hanno avuto possibilità... Sì. Ha appena avuto disponibilità per mandare agenti, li ho mandati, solo che state lì non c'era più nessuno. E avevamo scritto che non c'eravamo, avevamo scritto. Vabbè, e dai signori, basta, non è mica la Gioconda, dai, dai, su. Andiamo, vai. Non fissatela, dai, non è mica la Gioconda, dai, via. Andiamo in pattuglia, su, su, su. Dai, su. Brando, Cujo, Lemma e il McGonagall, andate su. Eh? Come 27? E mi addormento. Come, mi abbandoni? Come? No. No, no. Non dirmi così. No. Smith, se mi dici così resto solo fermo. Ok, perfetto. Andiamo. Sei di mio possesso. Andiamo lì, andiamo in pattuglia. Stai dicendo, ragazzi, dai, su, formiamo delle Adam. Dai, perfetto, dai. Quell'altro laggiù, che cosa fa? No, bella statuina. Oh, bella statuina. Bella statuina, dai, su. Pallo, non posso andare a Emp. Vieni in riga. Chi vuoi? Ma c'è una ronda? Vai con quel, no, sono pochissimi. Vai con quel collega. Vai con quel collega là. In pattuglia, dai, su, signori, deve essere più operativi. Uno di 100, però, una volta ogni tanto. Quello là è bello efficiente, dai, su. Io mi prendo sempre la reclute, cazzo. C'è gente esperto, quello è il lavoro degli agenti esperti. Ma guarda che abbiamo vinto. Sì. Forte! Perfetto, allora, Lemma e voi due andate. Lemma e McGonagall andate in pattuglia, dai. Adam 3. Io ora guido lei, paro il giro, apre il giro. Sì. Vuole guidare, guida. Brando, Cujo. Io sono scozzese, non italiano. Formato è nato a voi due, nato in pattuglia. Che più bello. Vai via. Vai via da questa città prima che ti caccia via io a calci. Vai via. Ma? Che cazzata? Non ho detto vai via. Vengo da. Però quando è incazzata sembra felice, è vero? Lemma, formi Adam 4 con il tuo collega. Quindi vengo da collega. Mo l'hai picchiata e vengo ad arrestarti per quello. Non me ne frega se la sento. Ricordo quale FL, ma mi ha fatto Adam 4. Dai, Adam 4. Un attimo, sì. Ancora dobbiamo uscire dal garage. Devo andare... Va che bello. Scritto Adam 28. Buonasera. Va bene, in realtà c'è scritto Adam 1, però. Vengo ad arrestarti. Preparati. Sai che c'è una russa? Non è possibile, ci sono russi ovunque. Io non ce la posso fare. Russi no, don. Non anche niente. Dai, ma Cujo, dai. Di l'autobus, dai. Sì, c'è. Adam 418. Dai. Aia, sale, mi hai distrutto i timpani. Piglialo. Il tuo numero di telefono non l'ho mai sentito, semmai il tuo nome. Sì, però è vero, è nell'unico posto dove potrei scriverlo in bagno, perché mi fai venire. La 5 di incazzarli così come faccio a essere serio. Ok, perfetto. Io ragazzi devo fra poco. Forse però 2 minuti 17, ero subito. No. Ok. Ah, andate a prendere da mangiare. Andiamo.
Adamo 18. Adama 90 18. Ma che è la russa quella che ha Adama 90? Esatto, sì. Sì. No, oh, dai, non è possibile proprio. Adam a 90, sì. Oh, la russa. Quella che guarda, odi. Guarda qua l'altra russa incazzata. La russa incazzata, la russa incazzata. Addirittura sei venuta in macchina, perfetto. Oh, perfetto, sì. Andiamo. No, ma che sale, oh. Perfetto, ti porto in cella adesso. Così impari a venire in America senza passaporto in regola. Ma passaporto? Non me ne frega, te lo strappo il passaporto. Ma non fai la come velocità? Ciao. Ma, arrivederci. Oddio. È stata veloce, il taxi migliore di sempre. Migliore, sì. Ciao. Arrivederci, arrivederci. Ciao. Mamma mia, sta qua. Non la sopporto. Inizio a non sopportare pure io. Colpa sua, odio tutti i russi. Ma le celebrano mai le messe qui? No, vero? Sarebbe una cosa no. Carina. È una cosa carina per i credenti. Comunque. Una volta in una città in cui ero c'era il parroco. Anche la città in cui ero io, sì, certo. Anche io prima, la città in cui c'ero prima, ci stava la messa ogni tanto. Il parroco era un criminale, però. Ops. Quello dettaglio. Vuoi andare a prenderti la maschera, già che siamo qui? Sì. Ne approfitto così. E mi farò, ne approfitto anche per andare a rifarmi il sistema misto completo e rifarmi qualche completo in più, perché sennò... Ok. Opla. Opla. Oddio. Ho dei soldi? Sì, ce li ho. Andiamo al negozio di vestiti? Sì, dai. Aia. Oh, pari. A me piace prenderli, pari, mi dispiace. Sarà un po' male. Più giù, l'ho superato. Sì. Perfetto. Allora, abbiamo fondina. Allora, intanto mi devo sistemare la fondina.
questa qua con la fondina quell'altra, che era la catena 6. Vediamo se è venuta bene. È un po' rottuna, un po' rotta, Guarda che bella la mia tutina da ciclista. Un attimo che sennò qua non riesco più a capire che cosa mettermi come... Ok, vai metto come... Come fondina. Ma perché la gente scrive questi messaggi alla polizia? Che messaggio ho scritto? Se possiamo andare a sequestrare un veicolo, perché non ce la rimuova. Vabbè, ma fanno bene, cioè. Se non sta la rimuova, fanno bene a chiamare noi. A questo punto metto la 6, anche se non si vede molto bene. Perfetto, metto questa. Andiamo benissimo. Ehi! Oddio! Oddio, ti un po' troppo i pugni, eh? Sì, infatti. Perfetto, ho salvato questo completo, ma... Guarda che bello. Ci sta? Ci sta? Ci sta? Ci sta? Tutta rossa. No, questo no. Oddio. Ecco, ok. Andiamo. Perfetto, andiamo qua. L'importante è che almeno questo completo qua, poi lontano, me ne farò altri quando mi serviranno. Adam 3 chiede se possiamo andare un po' a pattugliare verso nord. Quanti Adam siamo in servizio? C'è Adam 4. Ok, siamo 6, 5 3. Adam. Banner, che ne dici? Una è nord? Vai, vai Adam 3. 10 4. Ma poi li hanno messi gli autobus o non ancora? Ancora no, alla fine non l'hanno fatto, non li hanno attivati ancora i servizi. Banner, cos'è? Ne è morto il gattino a casa? No. No. Povera Banner. È quel giorno del mese. Probabile. È la dama al nord. Basti dal motorcycle shop. Probabile risposta. Anzi no, non è vero, niente posto nel YouTube. Ops. Oh oh. Oh oh. Lica. Sono tre disponibili. Chi ci va? Chi converge, Banner? Oh! Da 90 e anche un altro. Ok. Okay, vai, 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 vai. Adam 1 di 70 di una vettura nera con una striscia bianca, siamo... Civico Little Benny's Custom circa siamo. Adam 90, posso intervenire. Civico 385, ragazzi, vi chiediamo rinforzi. Siamo al fianco del Benny's Custom, signori. Davanti Adam al Benny's sta andando. Adam 1, 10-20 per favore. A Benny's. Signori, accostate immediatamente. Accosti. Fammi una cosa, Benny's. Vieni con una moto. Siamo usciti dal Benis e girato verso la città, verso il concessionario all'incirca. O segue verso nord. Svolta a sinistra. Verso lo Spollos circa. Mando 10-20 per riferimento. Siamo in un parcheggio qui al 382.
Torna indietro verso il Bennis. Accosti. Indietro verso il concessionario. Davanti al concessionario, armeria. Svolta a destra verso il Vanilla. Si fermi, signore, accosti. Davanti al Vanilla. Accosti il veicolo, accosti. Signore, accosti il veicolo. Sono davanti al Vanilla sempre. Richiamo più forte, signore. Dove siete? Eccolo! Oh! Aia, Dio! Cristo! Ai. Ah, Dio, io. Riparte, riprende la corsa. Grazie, Riccardo. Grazie per il follow. Lo smirone nazionale in live. Attenzione, ma vaffanculo. Non so. Prosegue davanti al Mega Mall. Siamo direzione arena. Signore, mi serve velocemente un ragazzo del studio fuori in gara. Mi serve rinforzi. Dove siete? Abbiamo fatto un incidente perché ci ha tirato giù dei pali. Non vale. Lo stiamo perdendo. Io sono solo in pattuglia, se volete converso. Cioè, ragazzi, siamo 5 Adam, di cui uno è a nord e due sono qua. Dove cavolo sono le altre due? Noi siamo occupate. A me serve un agente, però se vuoi posso venire anche. Vabbè, abbiamo perso. Spegni sì. Eh? Abbiamo perso. Smitty, in questa città ci sono i pali di plastica, non so che dirti. Che palle. Vabbè. Perso. Smith, per favore, potete rientrare in centrale e riformiamo le Adam, gentilmente. Sono già tutte formate, se ci sta un Adam da 3 converge con loro. No, più che altro perché sono solo in centrale. Non ci stanno Adam. Chi è nato la flica insieme all'Adam 90? Il mio collega e l'altro Adam. E allora, tu sei? Io sono Cucio. Ok, la togliti l'Adam 5, no? Non voglio andare in zona epoca. Adam 4, 10, 29. Consoli. È la frica? Check. Andiamo? No, un attimo, solo che garo in frequenza, cerca quelli della frica. Check, frica? Check, frica? Check, frica? E Brando, spostati ad Adam 5 e vai in tac per fuori. Avvisate quando ti va a usare il poligono, signori. Ah, ecco. Ma di là. Dopo andiamo in moto, provativo. Lo vendiamo a cambiare macchina che è un po' rotta? Sì. Cambiamo qua? Viature. Vai, dai, pian piano ti potenzierai anche nella guida, Lily. Dai, sto migliorando un po'. Col tempo. Si migliora. Io ormai, cioè, le guida ne ho fatte abbastanza di inseguimenti. Ormai ci ho preso un po' di mano. Però il problema è cambiare l'auto. Cioè, il problema è l'auto. Cioè, se non sai usare un'auto, basta, sei finito. Perché devi imparare a guidare ogni singola auto. Sì, è vero. Tipo la volante 2 non riesco a guidarla. E io, cioè, non riesco a guidare la Crown. Quando hanno modificato la Crown non riesco più a guidarla. Una volta era diversa e riuscivo a guidarla. Ora veramente non riesco più. Hanno messo troppa potenza alle ruote, sgommate lì troppo, non riesco più a guidarla. Già. Che ridi tu, Totò, che ridi tu. Ma
Te da quanto tempo sei in questa polizia qua? In questa qui società? In città o in polizia? L'aiuto in oddio. Polizia. Oddio, ma che è? Allora. Polizia da agosto circa. Ah. Sì, metà agosto. Marti 2004, fate ronda droghe. Città? No, non facciamo ronda le droghe perché siamo pochi. La città la conosco da tantissimo e ci sono stato anche un po' di tempo fa, però ufficialmente e stabilmente sono qui sempre da metà agosto, come quando sono, sono entrato in città che ero subito poliziotto, però conosco la città, avevo il passaporto per la città, già era tantissimo, però non sono mai venuto. Ah, ok. No, non andiamo alla raccolta droga perché... perché non ci stanno abbastanza agenti, quindi non riesco, non usciamo. Grazie per il follow, Domex. Te ce l'hai una casa? No, non ce l'ho. No? Vorrei comprarla. E sei qui da così tanto e non hai ancora la casa? Ma perché non ho mai avuto interesse di comprarla, ad essere sincero. Mm. Cioè, non è che mi serva per comprare una casa. Ciao Domex, grazie per il follow. Dormi benvenuto. Nelle celle. Dormo in centrale da qualche parte, comunque trovo posto. Colleghi. Avanti. Devi tornare in centrale gentilmente, quelli dell'anno precedente. In che senso? Penso si stia riferendo a qualcun altro. Mi scusi. Ma che pelo che hai fatto. Grazie. Che pelo che gli hai fatto. Già. Oddio, questo fa cade da solo, è caduto da solo. Sì, ma cadono. Perché si impari cadono da solo? Sì, perché si spaventano quando mi vedono. E quindi si preparano già. Cosa? I pali che si spaventano. Ah, sì, quando certo. Si spaventano e cadono. Esatto. Vabbè, ci sono doppi sensi che partono i nostri discorsi, no? Alan 4 di 55 gara centrale. Qui Adam 3 la pattuglia 9, c'è gente al 3027, Mariona. Ricevuto. Siamo in due. Ok, mando subito su delle persone. Io sono disponibile. Allora, Cujo, vai tu. Sì. Poi Lemma, McGonagall. Ripetere. Spostatevi in TAC, per favore. Spostatevi in TAC 2. Ma per gente al 3027, Paleto Bay, in marijuana. Va bene, ricevuto. Fate veloce, non sarebbe per hanno visto. YouTube. TAC 3, esatto, Cujo, no, Johnson, TAC 3, chi l'ho chiamato? I due che sono a nord, Cujo, McGonagall e Lemmas, le 5, un agente in più che può convergere? Siamo solo noi. Andiamo noi? Uno di noi due. Chi va? Chi lo sa. Che palle però. Tu vuoi andare? Se mi mandi vado. Se no poi rimangono solo in città, questo problema, porca miseria. Smith. E vieni anche tu, mandavi un altro. Siccome oddio. Siamo ancora qui, noi possiamo andare, posso alzare Eagle e me lo parcheggio a Paletto. Costa 50.000 dollari alzare un elicottero, se vuoi spenderli. Io signori sono abilitato all'Eagle. Ragazzi, il problema non è questo, il problema è che costa soldi. E siamo in 5 agenti e non so chi altro mandare perché noi due qua, se no il numero di noi due rimane da solo. A costi il veicolo scende dall'auto. Chi è in centrale me lo porto con l'Eagle. Ma in centrale c'è anche qualcun altro? Siamo io già sono. Spenga il motore. Sì, ok, ho detto. Sì, allora, due nord. Ok, sono già su. Due Lemma. Quindi sono quattro. Siamo tre qui in centrale. Tre in centrale? Sì, signori, fate in totale 5 agenti. Mancano altri. Un altro agente manca. Sì,
se mi dai il permesso no, Igor non te lo alzi. Scusio, ascoltami, ci sono io innanzitutto che sono più ragazzi, dici tre, c'è bisogno di persone che vadano a nord, ok? E me ne manca uno, me ne manca. Esatto, dobbiamo trovare un'altra persona. E non so come. Non puoi venire tu? E poi dopo lascia. E poi dopo però c'è qui un agente che raggiunge. Ecco, parli di questo. C'è Baldwin e garage. Ecco, portalo dietro, dai. Quindi altro Eagle? Negativo! Okay, non si usa Eagle. Ok, allora andiamo con i sub. Vieni giù, Cuyo. Ecco lei. Cuyo. Vado piano. Ragazzi, velocissimi deve andare. Johnson, ci senti? Check, ci siamo. Ok, li vedi ancora? Ci sono ancora tutti i veicoli, quindi... Ok, ragazzi, però fate veloce. Lemma e quegli altri quattro sono in centrale. Torna in centrale, cambiamo. Torna in centrale, cambiamo veicolo. Ok. Lemma? C'hanno aperto il fuoco. Siamo al 3027. 3027. Paleto Bay, ragazzi, dai, su, veloci. Baldwin viene o no? Sto aspettando il... Ok, mettetevi in frequenza numero 7 e andate a convergere sul paleto immediatamente. Tac, 3. E sì, ragazzi, okay, Cristina... Johnson e Johnson, spostatevi entrambi in TAC 3 anche voi. Radio? Radio 7. Smith, che dobbiamo andare anche noi? No, noi no. Ok. Avrei voluto andare, però no, ci andiamo, perché sennò... Se lo dicono, ma andate sempre voi, andate ovunque, prossima cosa che c'è, veniamo noi, tipo il prossimo negozio, così. Ok. Ragazzi, volete andare o no? Stanno sparando contro i vostri colleghi e voi state ancora qui a tirare i pugni. Togliti questa maschera. Dove sto andando? Al 3027, scampo droga. Marijuana. Studia. Ma perché prendete le moto che sono lentissime, signori? Vabbè, io guardo. Madonna, se mi sta sulle palle quel tipo. Lemma, perché prendi le moto che sono lentissime e non puoi essere restate? Come fate a portarli? Perché io sono agente esperto, gli agenti dovrebbero prendere i sub. Ecco, e allora fatti rispettare, diglielo, cazzo. Quindi gli agenti Cugio e l'altro prendono i van, tornano indietro e prendono i sub. Io avevo preso già dall'inizio la moto. Ecco, ascoltami, non mi far incazzare, sono più alto io in grado. Torni indietro e prendete i sub tutti e due. Grazie. Altrimenti non è che faccio rapporto in grado, cioè, vabbè. Ragazzi, Cujo e Baldwin, prendete questo maledetto sub, ok? Dove e andate. Sì, ma così si chiede, non si chiedono no, perché io sono il più alto in grado. Cujo, basta lamentele per fuori adesso. Pensate di aiutare i colleghi che li stanno sparando contro. E andate su a nord, porca miseria. Ma al 3027 cos'è? Ricordi? Marijuana. Maria, ok. Dove siete in questo momento? Mamma mia, guarda. Banner, dove sei? Hello Jack. Ma a fare cosa? Banner? Perché mo mi incazzo io però come Avril, eh? Perché sta cosa devo farla io, non lei. Ma cosa sta facendo? Fa il censimento... Senti, adesso mi sto girando le palle, ok? Mi senti? Sì, dimmi. Mi sto girando le palle. Perché vai con White a fare queste cose? L'idea è mia, un'idea è mia questa qui. E volevo, ci tenevo a farla io perché mi piace fare queste cose. E tu vai a nord e fai queste cose qua. Ma... Scusami, è un... Ma non capisco che dove sei, segreto di stato. No, ma mi sono preso questo impegno, cazzo, che volevo farlo da... Dalla prima volta che lo dalla prima volta che lo stavano facendo, non mai l'ingegneria. Per darti la mano, e cazzo, cioè. Non so, però capisci che è una cosa che volevo fare io, che mi sto prendendo impegno da un sacco di tempo, mi piaceva, mi sarebbe piaciuto farlo, e c'erano le Ted White, Dio mio. Sono passato prima io al motorcycle a dire che sarei ripassato, e stessa cosa sarei passato io allo Jack, come voglio stavo andando a fare i taxi, che avevo già preso contatto. Lo so, come avevo preso anche il contatto con i taxi per passare, ma alla fine niente, già tu sei andato. E vabbè, ma che cazzo ne no, voglio? Perché, ma mi gira, capisci? Perché c'è... No, cioè, non è che ti ho rubato
No, è che era una cosa mia, che volevo fare io, cioè, personalmente. Non lo faccio più, che ti devo dire? No, avevo chiesto a te aiuto ieri sera perché eri con me, ma altrimenti lo volevo fare io, questo è il fatto, cioè... Fallo tu, ok. Vabbè, ciao. Che palle, io mi fa girare le scatole quando la gente fa le cose che voglio fare io, Dio mio. Oh, perdo la pazienza, perché cazzo, mi sono incazzato quando, tipo, era uscita sta cosa del censimento, no? Mi ero chiesto disponibile per farlo, non è mai stato impedito dai tenenti di farlo, no? Ora che ho la possibilità di poterlo fare, perché mi ha detto che posso farlo, me lo va a far banner a nord di mio motocycle, se fate i taxi, cioè ma cazzo, dai, ma... Ma dov'è tutta la città? Che palle, non incontro nessuno. Ma dove siamo la città? Siamo anche tantissimi, siamo anche 7 medici ci stanno. Madonna, sono passata prima, non c'era nessuno in ospedale. Sono tutti a fare gli sgomorroidi, per forza, che palle. Cosa fa la droga? Eccoli. Vabbè, dai. Di qua non ci possiamo andare, vedo. Madonna, che sta succedendo? Sto leggendo delle cose strane. Cosa? Ah, sì. Giorno 18. Un, due, tre, quattro. No, in pratica ieri sera non ho fatto, ho detto banda, se volevi fare come sta cosa, no? L'ho chiesto, vuoi aiutarmi? Fa sì sì, ok, ti aiuto. Gli ho dato gli accessi a sto file e si è messa a farli lei ste cose. Fastidio, Dio mio. Poi divento cattivo, no? Quando mi incazzo, no? Perché la gente mi ruba le cose da fare, no? Che a me piace avere queste cose, avere tipo, avere, diciamo, avere relazioni, diciamo, andare in giro, fare domande, andare in giro con... stare in polizia non è che ne hai tante. Esatto, sì. Quindi mi sono preso questo impegno, cazzo che è bello, vai in giro, ti prendi l'impegno settimanalmente, andare a fare queste cose qua del censimento... Do il permesso, cioè dico a Banner di aiutarmi. No, va a farlo lei da sola. Cioè. Ma poi almeno dici, no? Non ci sta Smith in servizio, no? C'è un ragazzo per un colloquio. Ha un conto. Ma ci sta Smith in servizio, vai con White. Cioè, mi girano, capisci? Cioè. Sì, almeno che sono andata a contatto. Almeno mi dice Smith, ha avuto contatti con il motorcycle e lo è a nord. Vuoi venire con me a fare sta cosa? E dicevo, sì, volentieri, andavo su con lei, facevo sta cosa qua, quindi facevo queste due cose qui, poi dopo torniamo in pattuglia in città. No, va su, così con White, cioè, no. Ma quello per le reclute? Sì. Sì, sono dell'aeroporto. Ma posso raggiungere, io purtroppo non c'è. Non so, sono lì tipo dopo un'ora, quindi non... o hanno quasi finito o lo stanno quasi finendo. Scusami, purtroppo ho avuto... No, ma... Aiuto, la radio potentissima, cioè, comunque non era previsto. Ok, purtroppo ho avuto altri...
Cioè l'ha organizzato sull'ultimo momento. Chi spara in centrale? Ma ci sta poligono in uso perché passava anche prima. 10-4. Eventualmente sono disponibile per pattuglia se c'è un agente. Cos'è? No, devo solo scrivere un messaggio. Voglio in un altro grado all'ospedale. Au. Dio mio, ah, come guidi? Dio mio, che dolore. Sei pazza. Oh. Mamma mia, ho distrutto tutta la macchina. Sì, adesso torniamo in centrale. Che dolore. Non ha più una forma. Vabbè, che sta macchina è fatta di pongo, però non vale. Aia. Questo laghetto qui sotto mi viene in mente brutte, mi fa venire in mente brutti ricordi. Comunque
Dimmi. Va bene, niente, andiamo a cambiare sta macchina che è un po' rottina, sì, devi fare un po' di pratica a guidare, mi sa, perché sei un po' sbadata alla guida e facciamo un po' di incidenti tipo quasi mortali. Quasi. Sì, giusto, un po' pericolosi. Mi avranno ritirato la patente 3-4 volte. Ma? Grazie per il follow, Natio. Not Dio, ma non leggo avanti. La 4-3, la rapina alla fine, sapete cosa è successo, signore? Bravi. Ottimo lavoro. Oddio mio, ho avuto un sacco di problemi agli occhi, sono bloccato. Ma ce li sto avendo anch'io, quindi se vedi cose strane mi sa che è per quello. Capito. Oddio, perché c'è un esame giallo? Non lo so. Oh no, la pistola vuota? No, devi farmi fuori. Vado a prendere da mangiare. Torno. Ok. Sì, recluta un agente. Recluta. Allora non puoi farlo. Ok, può venire qualcuno così faccio un porto d'armi al ragazzo. Sì, ti posso supervisionare e insegnare. Ok, aspetto qua al desk allora. Tu lo fai fare, Rossi? Sì, ne ho già fatti 3. Ok, allora spiega tu alla recluta come farlo. Ok. Allora recluta, adesso l'agente ti spiega come fare un porto d'armi. Ok. Salve. Spiegagli recluta cosa deve fare allora. Devi chiedere i documenti al signore. Sì. Fai un controllo se ha fatto la visita medica, il test balistico. Già controllato, tutto a posto. Ok, tutto in regola. Sì, allora gli puoi rilasciare la sua copia facendogli poi la fattura. Se è la prima volta che lo fa, $3,000. Okay. E se è un rinnovo, $1,500. Okay. Poi vai nel nostro database, nella sezione documenti. Ok. Fai crea documento. Ok. E ci inserisci tutti i dati e la metti la durata. Scadenza. Esatto, i dati di un mese. Tra un mese. Ok, perfetto. Allora, faccio la fattura. Anche tanto lontanati, se sono già fatte magari. Sai come si rilascia la sua copia? Sì, con il piccolo F6, giusto? Esatto, bravo. A posto. Ok, questo è il suo. Grazie. Grazie mille a lei, poi per il resto ci sono tutto io alla preparazione. Va benissimo. Buon lavoro, grazie, buona giornata, grazie. Arrivederci. Lei ha bisogno? Sì, mi hanno convocato per un colloquio. Allora devo attendere perché mi fa col vicecomandante. Ciao. Vabbè, noi torniamo in pattuglia. Va bene, arrivederci. Ciao. No. Ok. E vabbè. Grillo e tu? Grillo un po', dai. Se no moriamo un'altra volta. Aia.
Non ce ne sono. Mi ricevi? Ci sono i banner. Avanti. Quello che devo dire te per fare un controllo. Ma è aperto ancora? C'è? Sta ancora l'edificio? No. Legato. E non c'è più nulla, hanno chiuso ufficialmente o cosa? Sì, sì, è chiuso. Come mai? Non lo so. Ma è da un po' che è così. Peccato. Già. Ma c'è stato un periodo che c'erano tipo tre negozi nel giro di 500... Cioè tre locali nel giro di 500 metri. E adesso li hanno chiusi tutti e tre. Ti ma... ricordi? C'era il... Pizza in Piazza, il Beja Flor, l'Empire Club. Esatto. C'era l'Empire Bistro, Beja Flor, Pizza in Piazza. Esatto. Mamma mia. Ma... Sì, infatti, cioè, erano tutti lì attaccati. Invece stava l'Empire Bistro, poi più avanti di all'angolo stava il Beja Flor. Sì, e lì a destra stava, esatto, a sinistra, lì a giù a destra stava la Pizza in Piazza. Esatto. Recluta per fuori una pattuglia? Se vuole un agente. Venga, non dico di no. Ma come guida? 10:55 concessionario. Scusatemi. Stavo al telefono, no. Cioè, stavo al telefono mentre guidava. E non ho visto la curva, non ho fatto una curva abbastanza stretta. E stare attento, signore, stare attento, va piano. Sì. E non parcheggi in mezzo alla strada. Vabbè. Vabbè. 10:55 concluso con successo. Allora, gli attività cosa mi mancano? Non ho fatto, allora, vediamo un po'. Allora, Frigi Sfizi, Benis Custom, Los Santos Custom, Singita, concessionario di auto in città, Lupo di Mare, Import-Export, Armeria, il taxi l'ha fatto banner. L'ospedale lo devi fare. Poi Motorcycle Custom, no, l'ospedale abbiamo già la lista di dipendenti, l'ha già fatta da loro. Poi taxi, Motorcycle Custom, ha fatto banner, non so se l'ha finito però perché ancora mancavano un po' di cose. E concessionario di auto usate. Ok. Il tequila. Cioè, quelle auto usate li ho, sono andati, ma non ha ancora dato la lista, quindi devo aspettare che mi faccia. Oh, andiamo noi. Adam 1 si dirige alla 1099. Signori, qualcuno sta convergendo, possiamo andare Adam 90. Sta convergendo Adam 1. Mi ascoltano in radio? A te la tenente. Vado a venire fuori dalla centrale sul crash, ho donato una cosa. Arriva. Vado in radio 6. Sì. Adam 1 si sposta a radio 6. Devo andare anche in TAC? Vabbè, stiamo in Adam 1 a questo punto tanto. Ok. Sono una moto lì, sì. Check. Check. Perfetto, ok. Controlli tu come sempre? Ok. Vai, voglio dentro. Perfetto, signori. E l'SPD, uscite con le mani in alto. Signori, c'è qualcuno? Mi sentite? Signori? Non rispondono. Capito, c'è qualcuno capito. All'interno? E lei uscite. Mi ho di chi è la moto io. Dice?
occupata per 10.99. C'è qualcuno all'interno del negozio? Signori? Sì, sono dentro. Ok, sposto. È l'SPD, uscite con le mani in alto. C'è arrivata una segnalazione di una rapina. Me siente? Sì, la sento, e lei? Molto bene, molto bene. Ottimo. Signori, quanti siete dentro? Non si può dire. È un segreto? Sì. Quanti altri segreti ci sono lì dentro? Le dico che ho anche uno ostaggio dentro. Vuole che glielo faccio sentire? Sì, grazie. E vorrei anche vederlo. No, vederlo, no. Guarda, glielo faccio subito sentire. Glielo faccio, diciamo. Quindi che per avere una contattazione. Per una contattazione deve avere. Deve essere per farlo vedere. Signore, lo stagio ce lo deve far vedere. No, lo stagio rimane qua dentro fino a che voi non me ne andate via. No, la contrattazione non continua finché non ci fa vedere lo stagio, signore. No. Io dico di sì. Lo dico di no. Guardi, andiamo. Diciamo. Come si dice in Italia qua nella vostra lingua? Un compromesso, ecco. Io me ne vado con i soldi tranquillamente. E voi vi prendete lo stagio. D'accordo, però prima ce lo fa vedere lo stagio, se no non se ne fa niente. Se lo stagio si muove da qui e va per questa prima porta, io lo ammazzo. E voi volete essere domani in prima pagina ad avere, diciamo, il contrattatore che ha ucciso lo stagio? No, assolutamente. Lei tenga lo stagio puntato sotto il braccio, ce lo fa vedere, si affaccia lì e ce lo fa vedere, basta. Non le chiedo molto, signore. Voglio solo essere certa delle condizioni dello stagio. Va bene, glielo faccio vedere, ok? No, solo non può avvicinarsi, va bene? Ve lo faccio vedere solo. No, davanti alla porta deve venire, davanti alla porta di vetro. No, lei può puntarlo alla testa. No, davanti alla porta mia. No, davanti alla porta di vetro. Lei può puntarlo alla testa. Se si muove gli può sparare. Signorina, dica al suo collega che si è scordato lo stagio. Già la stavo facendo portare. Ora si è creato questa cosa della porta di vetro e si è perso, diciamo, l'occasione per farlo vedere. Ce lo può far vedere anche lì sulla sua porta. Ora lo porto. È puntato, eh. Lo vedi? No. L'ho visto. Peso di merda. Ancora, fatelo un attimo. Fatelo far vedere di nuovo bene. Meglio ancora. Oh no, l'ho visto. Di nuovo. L'ha visto. Non l'ho visto del tutto. L'ha visto bene. Ho visto qualcuno con la canottiera bianca, ma non ho visto nient'altro. È lui. Faccia vedere bene se ha una maschera addosso o meno. Altrimenti non possiamo contrattare. Altrimenti cosa, signor? Altrimenti non continuiamo con la contrattazione. Fuori ho dei uomini che la stanno puntando. Signore, gli ho già detto. O lo fa di nuovo rivedere, perché non mi sono assicurato che se aveva una maschera o meno. O se no non si può avere una contrattazione stabile. Bene. Faccia vedere. Non lo vedo. La seconda volta. Non lo vedo. Non si è messo davanti stavolta. Non l'ho visto. Ok. Ora l'ho visto. Guarda, senza maschera. Fate cazzate. Se no, gli faccio dare un bel pezzo di piombo. Sì, ma c'è un problema, però. Non so se si può avere un assaggio qui. Infatti. Vabbè. Cerchiamo di capire cosa vuole fare. Signore, mi può far sentire la voce dello stagio? Vorrei assicurarmi di come sta. L'ultima volta però, Come ti chiami, stagio? Jonathan. Verificheremo. Jonathan, cognome? È un cognome un po' strano. Negro, con la I. Verifichiamo. Attenti. Jonathan Nigro, è quello che mi aveva sparato a me, l'abbiamo anche arrestato. Ah,
Agenti, mi sentite? Sì, la sentiamo. Bene. Allora, che cosa vuole in cambio dell'ostaggio? Scappare via con i soldi e poi non mi fate niente. Come intende andarsene di qua? Ma come facciamo con l'ostaggio? Ma vero se la foto coincide con queste persone. Ok, mi sente? Sì, la sento. Okay. Ripeta cosa ha detto. Scappo con una moto. Che so solo io dov'è la posizione. Una d'accordo. Macchina. Voi non dovete far nulla. Tu quando l'hai schedato? Non è schedato? No, tu l'hai non l'hai schedato tu la foto, non l'hai messa. Sì, che non... Sul DB non l'hai schedato tu, mi sa. No, l'aveva fatta banner, però ce l'ho la sua foto. Vedi se corrisponde. La memoria no, aveva i capelli rossi. Infatti, vedi, non corrisponde. Sente, mi sente. Gente, se non mi fate uscire, io le faccio sparare a testa a questo. Manteniamo la calma, signore. Allora, lei esce di qui con le mani in alto, lascia il bottino della rapina all'interno del negozio e noi la lasciamo andare. Insieme all'ostaggio lascia il bottino. E voi non mi fate niente? No, noi la lasciamo andare. Una cosa, io esco a mani in alto e anche voi mani in alto. Usate taser o pistola, guarda, io lascio la pistola pure qua dentro, va bene, la smonto. Noi non possiamo correre questo rischio. E anch'io. Quindi io poso la pistola dentro, vicino ai soldi, anzi della loro stagio. Almeno si difende lui. No. In caso di qualche cosa. Lascio i soldi vicino a lui. Li lascio qui in tasca così. Non funziona così, signore. Uscite entrambi con le mani in alto e lasciate il bottino del negozio a terra. Lei prende la sua moto e se ne va. No. Voi non avete capito. Detto, voi lasciate taser. Pistola dentro perché ho solo quella e nessuno si fa male. Voi andate in prima pagina come salvatori della città e dello stagio. Noi abbiamo dei protocolli da seguire, signore. Non possiamo usare prima. Le armi, dobbiamo tutelarci. Un attimo che sento banner. Sì, protocolli. Di vita. Banner frequenza 5, banner frequenza 6, un attimo, urgente. Esatto, però dobbiamo rispettarli comunque. Ci sta un ostaggio, un negozietto qua, si chiama Jonathan Nigro, dicono. Ok? Io l'ho visto in faccia, ok? Perché si è fatto vedere senza maschera. Ma vedo se riesco a darti qualche foto. Un ostaggio, un negozietto. Sì, un ostaggio, un negozietto. Sì, io ho gli occhi viola, quindi per vedere dei miei occhi viola, diciamo, la mia GoPro in live, diciamo, per vedere lo stadio, si vede, lo fa vedere alla porta sua giù in fondo dello stanzino. Gli dice di chiamarsi Jonathan Nigro, però a me non corrisponde, la foto che c'è sui documenti, cioè, non corrisponde con quella che ho visto, la persona che ho visto poco fa. No, signore! Sembrava che gli abbia sparato lo stadio, sembrerebbe. Ha sparato lo stagio. Voglio parlare con lo stagio, mi faccia parlare con lo stagio. Me lo faccia vedere. A terra, gli hanno detto. Vabbè, ci assicuriamo se si è a terra o meno. Intanto vai a vedere velocemente il video che ho mandato sul mio GoPro. Ok, stanno sparando contro di noi. Probabilmente quello lì. Probabilmente lo stagio è diventato uno di loro perché è vestito uguale. Adesso ci assicuriamo di entrare. Dobbiamo ma che negozio 3? Il negozio 333, faremo irruzione adesso. Ciao. Ne ho visto uno con la maschera, la stessa canotta bianca. Esatto, anche secondo me, quindi adesso vedremo.
detto che ha sparato lo stancio. Perfetto. Avete aperta la porta? Sì, perfetto. Come proseguiamo? Un attimo. Espongono spesso, quindi magari se lo becco. Ok. Cazzo, stavo urlando. Adesso non si espone più perché sa che si che ho urlato, porca troia. Vabbè, facciamo eruzione. Pronto, solita tattica, io entro per la sinistra, ok, tu mi segui. Va bene. Sono dentro. Ok, perfetto, metti dietro di me. Ricarica le armi. Non riesco a salvare. Provo a entrare, ti provo a avvicinarmi qui. Ok, adesso non ho visto nessuno qui dietro di me. Adesso provo a entrare. Vado a sinistra, tu non ti esporre troppo, però sì, prova a fare quello a sinistra e poi torna indietro. Vedo, ci provo. Ok. C'è. Sono dentro, mi sa che non c'è sulla sinistra. Ok. Allora, o è da solo lui e fa finta di avere l'ostaggio, oppure sono in due. Sono queste le scelte. Quindi pronta, ok? Entriamo nel modo stanziale in due e se ci sono due persone... Spara una con di loro. Cioè, da solo concentrati. 3, 1, vai. Grande Lili! Ce l'ha fatta! Oddio, oddio. Smith, come stai? Grande Lili! Salvo io, non temere. Ti ho salvato. Cioè no, ti si salvano i medici adesso. Però aspetta che mi chiamo. Oddio, grande. Oddio. Non ci credo. Aspettami qui, grande, ce l'ha fatta. Thank you.
Dai Smith, resisti che arrivano i dottori. Forza, forza. Dai, dai, tieni duro. Forza, forza. Dottori, dottori, vieni, salvatelo, come... l'unica volta che riesco a salvarlo, salvatelo voi, vi prego. Ok, prendo i parametri, vediamo. Prendo l'altro. Io sfilo il giubbotto da sotto la maglietta. Allora, battito l'abbiamo. Pressione un pochino bassa, ma può essere anche normale. Respira. Perfetto, puoi procedere. GG e Lili, ce l'ho fatta. Lili, buonanotte, vederti. Sì, infatti, è la prima volta, oddio. Sono perfetto. Troppo emozionata. Uno, sono contenta anche io. Uno, due. Oh, ai. Dottore, mamma mia. Gente. Oh, Lili! Smith, ti ho salvato! Oh, bravissima, Lili! Oh mio salvato. Dio! Come mamma mia, bene, meglio. Ragazzi, oddio. È solo, è solamente lui? Penso di sì, non lo so, Lili, sì, ma ce n'era solo, solo eh. Uno. Ah, sì, era solo lui. C'è il risvenimento, no? No, non sto bene, penso che il proiettile abbia colpito il giubbotto che c'è qui sotto, vabbè, sì. Sotto la tramicia. Le confermo, sì, le confermo. Oh, grazie. Il giubbotto. Sono molto fortunato. Grazie mille, dottore, grazie a lei anche. Di nulla, il mio lavoro, in caso si senta male, può contare sempre su di noi e sull'ospedale. Va bene, grazie mille, dottore, grazie, la ringrazio molto. Prego, Lili, a te l'arresto, ecco, te la sei cavata molto bene, quanto ho visto, ecco, che sei ancora in piedi. Stranamente. Signore, come sta? Molto meglio, grazie. Allora, facciamo un paio di check per controllare che sono tutto bene, faccio qualche passetto per favore. Continuo, se vuole continuo tanto. No, tanto. No, signore, stia fermo. No, stia fermo. Braccia. Perfetto. Ok, si alzi in piedi. Mamma mia, le ginocchia. Perfetto. No, la trovo abbastanza bene in fondo. Ovviamente grazie. Se dovessero sopraggiungere dolori, venga in ospedale, ok? Ben. Le faccio la prescrizione. Vada. Intanto vi saluto, arrivederci gente. Arrivederci dottore, grazie mille. Buona serata agenti. Arrivederci. La dichiaro in arresto per rapina a mano armata. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei. Ha diritto da un avvocato e se non se ne può permettere uno, gliene sarà dato uno d'ufficio, compreso i suoi diritti, signore. Ah, sì. E grazie per non avermi atterrato per la prima volta, Lili. Ok, adesso la porto in volante. Sì, sto bene, stavo scrivendo un messaggio, stavo scrivendo. Ok, sali di qua che c'è il bidone lì, okay. Non si riesce. Perfetto, hai lasciato la cintura? No, la riesci io. A girarti, ok. Ok, lascio apro la porta, perfetto. Perfetto. Andiamo. Ottimo lavoro, collega. Evviva.
No, no, vai sotto, sotto, sotto si va. Sì, ok. Sono troppo emozionata. Ok. Allora, le apro la porta, le slaccio la cintura. Ah, ok, perfetto. Prego. Signore, sta bene? Signore? Oh, vado con... Sta bene lei? Sì, 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 sì. Perfetto. È pesante. Ecco qua. Ok, grazie. Perfetto. Mamma mia, ci vogliono 10 uomini per aprire. Vai, vado a aprire. Sì, ste porte sono bene un po' complicate da aprire, prego. Ok. Ecco. Soprattutto a manettari sono scomode da aprire. Sì. Lì riuscite a sventare il negozietto. Congratulazioni. Questo è fortunato? Sì. Qui ad Amuno rientriamo dall'IC99 sventato con successo. Smith, guarda un attimo. Ottimo lavoro, attimo, Smith. Grazie a Lily che ce l'ha fatta. Ottimo. Guarda cosa ho fatto. Certo. Guarda. Da cedere un outfit per quando andiamo in operazione. Bravo Smith. È stata Lily. Ah? Guarda. E vabbè, no, Dalle. Cosa? Sì. Ma Pippa, perché sei in mezzo alla strada? Non lo so, sarei caduto per sbaglio. Dove sei? Ti vengo a prendere. Vanilla. Arrivo. Ecco fatto. Comunicazioni brevi e mi prendo anche i documenti. Era una comunicazione lunga, non mi pare. Puoi girarsi verso 10-3 con la copertura. 10-3. Ecco fatto. Bene, allora vediamo un alla po' come procedere. Per quanto lo arrestiamo, signore. Allora, io direi 4, 5 mesi e 7.500 dollari di multa. D'accordo. Signore, allora, tanni il cellulare, diciamo, dalla sua bocca, per favore, che stava esplodendo. Ai. Ok, perfetto. No, ancora? Le ricrute sono arrivate in generale. Affermativo. Ecco lei. Signori, mi avvisate quando dice disponibile che ci sono i ragazzi qui per il colloquio? Sì, sto tornando. Ok, io sono qui al desk, tanto che sto facendo documenti rinnovarmi. Quando è disponibile lo dice e te li mando. Bene, grazie. Ok, l'ho fatto la multa e lo mando in carcere? No, allora, intanto l'hai fatto la foto segnaletica? Sì. Lì, fai come un normale arresto, non ti far prendere dal panico solo perché è il mio negozio che svendi. No, ho fatto la perquisizione e gli ho preso i documenti e gli ho fatto la foto segnaletica. Perfetto, si è fatto la foto te. Ti ricordi, 3 mesi, ha detto. 5 ha detto. Sono fuori la porta. 5 mesi. Ha fatto la foto alle tasche, foto lui, ha controllato la sua fedina penale. Lo scrivano sul nostro applicativo. No. Vediamo se ha porto d'armi e tutto nel caso glielo ritiri. 14. Niente porto d'armi. Ah, quindi tensioni illegali di arma legale. Signore, esatto. Ma dove ha trovato? Dove l'ha trovata la pistola senza porto d'armi? Dove l'ha comprata? Non lo posso dire. No, invece sì che me perché lo dice. Perché no? Alla 5 in centrale. Mi sa che le conviene dire, se no i mesi avanzano, si alzano i mesi. Vabbè, fanculo, tanto non lo conosco quel perro di merda. È uno del Motorcycle Club. Uno come rosso. Si chiama? È uno rosso. Uno rosso? No, mi sto confondendo, no, Motorcycle. Come si chiama l'altra cosa, azienda? Sta sempre a nord. No, Motorcycle Custom? Autosate, ok. Sì. E come si chiama? Non lo so, me l'avevo scritto su Twitter in anonimo, ma non mi ha detto il nome.
Il numero di telefono me lo sa dare? Tutti gli agenti in riga garage centrale rispondiamo le Adam. Ho detto vieni all'autostate senza darmi il numero. È sicuro che era Murina? Sì, mi ha detto a venire là, cioè le vesti da... non da meccanico ma da venditore. Signore, però mi deve dire un numero, qualcosa, se no come era fatto in faccia. Mi ha detto, è rosso, c'ha un po' le lentiggini. E mi ha detto, vieni alla tua sotto. Ma mi ha detto il numero, tutto, caso, si se fa. Come si chiama il signore qui in questione, lei? Io? Sì, come si chiama? Io. Tancredi Romano. Tancredi Romano. Minchia, un accento abbastanza strano per chiamarsi così. Comunque, I genitori sono strani quando danno i nomi. Erano ubriachi quando mi hanno dato il nome. Ma è un accento diverso, da, diciamo, dal nome che ha. Lo so. Mio padre è romano, ma ha dato sia cognome lui e sia nome. Mia madre è sudamericana, Colombia. Capito, capito. Signore, vabbè, io... Io, signore, glielo dico. Lei non ha collaborato per niente. Quello che ha appena detto non ha nessun senso, signore. Quello che forse lavorava, cioè, non ne ha sicuro, non è sicuro. Che ne so, mi ha detto bene la tussata, non so se lavora o no, caso. Mica so il divino Delma che so. Ok, ma allora mi devi dire il numero in faccia, meglio, devi scriverlo meglio, Numero fa... Allora, il numero mi ha detto sull'anonimo, quindi non mi ha detto il numero. La faccia gliel'ho detto, è roscio, c'ha le lentiggini, che devo dire pure quanto è alto, quanto è chiuso. Vabbè, collega, non collabora, falli 5 mesi, sta 1005. Fammi pure 10 a sto punto. No, no, falli 5, va. Ok. Labora, vabbè. Perché sto laggando gli FPS? Ups. Perfetto. Cinque mesi, vero? Cinque, sì. Arrivederci, signore. Arrivederci. Ottimo lavoro, schedalo per bene e poi andiamo. D'accordo. Grande, grande Lili. Grande, dai, un abbraccio. Grandissima, complimenti. Mi hai salvato. Evviva, non ti ho sulla coscienza. Ma i medici, ti sei stata a curare dai medici perché ti avrà colpito sicuramente un po'. No, no, mi ha neanche distrutto tutto il giubbotto. Madonna mia, che grande che sei, Lili. Affermativo, supremo leader. In città ci sono persone così tanto squallide che veramente il mio cazzo in confronto è d'oro. Oh mio Dio, mi dissocio fortissimo. Benvenuto nel club, sergente. No, 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 ma vi ripeto, io me li scato tutti. Prossima volta entro dentro col pompa. Ma dove è successa sta cosa? Ha sempre ragione, supremo leader. Ma dove è successa sta cosa? Negoziare. Arrivo in centrale, ve la narro, dai. Ok, attendo in centrale. Signore, attendo. E ve la narro. Fa troppo ridere sta persona, Dio mio. Ma sta nevicando, sta scendendo giù la neve di tutto il mondo, Dio mio. Adam 318.
E per la narro, metti pure, mettiamo io pure l'arma che hai sequestrato. Ah sì. Ti aspetto qua. Ok. Check. Ma che significato ha sto check, signori? Posizionatevi nelle ADA come vi ho detto. Fatto il primo check e il tenente Morol. Avete fatto bene a farmi il check. Smith, le ricordo in merito alla faccenda locali che lei non è autorizzata a fare queste E Recuta, se Recuta, scendi. Smettere immediatamente. sì, la possiamo parlare un attimo in privato? Venga. Recuta, vieni in ufficio. È la mia recuta in Adam 5, dai, andiamo. Cos'aveva addosso di bello? La pistola, sei di marijuana e Ah, basta. comunque devi mettere anche intentato omicidio, non solo rapina mano armata, perché nel momento in cui fai rapina mano armata fa anche intentato omicidio perché ci hai atterrato. Ok, va bene. Aggiungo. Smetti, io vado Va fuori. bene, allora, buona serata. Ottimo Grazie. lavoro. Grazie. Ci vediamo. Check. Ciao ciao. Adesso vedo dove è Morol che devo parlare. Vedo dove è Morol che devo parlargli, che lo faccio capire che mi ha dato l'autorizzazione il vicecomandante, me l'ha data. Quindi Ok. vado attivo a parlargli. Comunque tipo circa una mezz'oretta, un'oretta di sta cosa. Sparano e io ho provato un senso di tristezza verso quella persona per 50.000 dollari della serie. Ti rimettevo a terra quei soldi se volevo. Mamma mia, Flaps, supremo leader. che tristezza, mamma mia, un negozietto. Fanno anche di Gesù peggio, Dio. supremo leader, anche per meno. È assurdi, Vi siete fatti male, quindi? vabbè, sarà com'è. Provo a fare come il grande supremo vorrebbe, ma Qua la gente non c'è modo di educarla nella direzione giusta. uno ci prova, uno ci prova. Alla fine si sono contenti per quattro spicci. Andiamo 10, 18. Lei sta Questo bene? qua è di Prato. Allora, andate in pattuglia. Morolla? Eccoli. Morolla? Senti? Dimmi, dimmi. Sì, riguardo la cosa dei locali, mi ha dato l'autorizzazione come vice comandante di poterlo fare, l'ho parlato stanotte con lui. Sì, ma il vice Adam comandante 10, 18, pattugliamo un non posto del pensa di possa dare Castle, questa l'agente autorizzazione. Castle, Ma infatti lasciare io che non vado a obbligare le recuta. persone, vado a chiedere se me lo danno bene, se no non obbligo. Infatti il Sì, ma vice comandante mi ha quando dato tu questo, tu puoi farlo come vai. agente di No. polizia Ragazzi, senza obbligare, un così metto favore, senti, l'obbligo. Il questa vice passerà comandante dopo metto così. essere finita. Tu vai e Dimmi, gli presenti dimmi, come l'SPD, tu stai chiedendo una cosa a nome della polizia, quindi l'agente deduce di dovertela dare. Perché in realtà che l'agente di no, ma qualsiasi io città guarda, non ne aspetta importa un uno attimo, aspetta un sì. attimo. Aspetta un attimo, io quando glielo chiedo specifico che non sono obbligati, dello specifico io. No, cioè, vabbè, no, l'ho parlato con il vicecomandante, lui mi fa, mi raccomando però Smith, non devi obbligare nessuno a fornirtelo, se loro vogliono te lo danno, se no altrimenti no. E Va infatti io bene, in quando vado questi lì gli termini va dico, bene, infatti perché io al vado lì e gli dico, guardi, momento. io volevo chiedere a voi se volete collaborare con noi per la polizia per fornirci, diciamo, un censimento di tutti i locali, fa. Ovviamente se siete d'accordo voi, gli chiedo così, ovviamente se siete d'accordo, le faccio proprio così, glielo chiedo, cioè. Presente, cosa mi Va bene. passi? Faccio un esempio di una No, mail io che ho sono una scritto uno, cattiva. guarda, ti faccio l'esempio di uno che ho No, no, scritto. va Corretto, bene, 18. va bene. No, 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 ci tengo a Basta che non specificare sia così, no, 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 ti nato. tengo a specificarti cosa scrivo, così almeno mi dici No, se va va bene, bene. basta che. Allora, se tu non lo obblighi, No, non mi diciamo, permetterei mai, esercitando non il tuo possono, ruolo da non. poliziotto per Spingermi appena a risolvo dirti questo. quello che tu vuoi sentirti dire, non No, lo no, puoi ma fare è perché lo un possiamo piacere fare mio, è assieme. una mia faccenda personale che ci terrei a fare per me e per evitare anche il Ma tu dipartimento. l'aspetto Ti leggo generale quello che ho lo scritto via gestisci. mail a uno. Mi Tu dico, buongiorno gestisci tutto signor bene. Del Gallo, le scrivo via mail che Dalmi, oggi tutto dato. bene. Vabbè, le ho scritto tipo Cercavo comunque. persone. Cascavo al Perfetto. fagiolo. Mi dica. Venga, venga. Io. Sì. Ho Fatto fatto il male. male. Ti ricorda Scorpio che Basta, fa usarmi come cavia. Oh, è Qui quello Adam che ti ho 7, detto, fidati, ti ho detto 10, io. 80 di un non Mac lo so. Antonio Leader, ragazzi. 5 3 4 3. Brando, è la terza volta che ti ho detto. Ma anche se non mi urlo nelle Non orecchie, mi squarciate un timpano, sta gente. No, Ti ho detto, è la quarta volta che ti dico di andare in pattuglia, alla quinta ti richiamo, Adam scusami. 3 Ho arriva in detto, se non mi zona. urlo nelle orecchie come ho fatto adesso, lo faccio subito. Ragazzi. Agente E sto individuo andando, basta che non mi urlo 567. come prima. Vai.
cazzo, metti coglione, andiamo a cambiarci, dai. 5, 3, no, 5, 6, comunque, aspetta, non so come si fa. Ah, ok. 10-20 alla chiesa. Chiesa. Però capito la mia amica. Dai. Salindo a me. Non posso bloccare, chiudiamolo. Uomini vestiti in nero, maschera nera. Grazie per il follow, MTV 16. Avevano zaino bianco con 3-4. Comunque signori, Lili ha sventato un negozietto. Sì. Lili Rossi. Porca miseria, mi ha salvato la vita. Complimenti, è riuscita a sventare allora il negozietto, mamma mia. Sì, lei allora non mi farei più vedere nel dipartimento. Ma lei, ah, lei, ma è, lei è un maschilista, come si dice, no, femminile. No, 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 lui è un realista, cioè. Allora. Io non sono maschilista perché se ero maschilista ieri durante la rapina non avrei utilizzato la mia donna come tappetino per pulirmi i miei stivali prima di entrare in banca. Ma... dissocio. Si associ perché è successo realmente. Aspetta, la signorina è sempre a terra, non è colpa mia. Allora, non ho pace, dice PPS. Faccio le faccio 50. Un sogno. Stia zitta, va. Se è un sogno, è un sogno. Appunto, poi si è svegliata bagnata, scommetto. C'è la gente, c'è la gente che mi ha risposto male ed è stato sospeso per 24 ore. Chi? Un agente. Gente, perché è sospeso? So, il vice l'ha sospeso. Chi? No, via. Fugio. Che ha fatto? Stava scherzando troppo quando io dicevo di mettersi a righe. Ah. E il vice l'ha sentito. Chi è Cucio? Ma è della meccanica Jolin e agente di polizia. Non continuo a non capire, però. In realtà Jolin non fa più la meccanica da un pezzo, però mi è rimasto impresso così. Devo ancora fargli vedere una rapina al grande boss. Ah, com'è andato il suo 1099, Scorpio? Ah, no, lei non ha sentito. No, ci sono molte persone tristi nella vita. Diciamo che la domanda era mirata. E chi sono? No, vabbè, cioè... è entrato in casa. È entrato in casa. Chi? Dopo un po'. Tra l'altro chiesa. Ci sono troppe persone per dire. Dai, mi piacciono i fantasmi. Affermativo, arrivo. Ok, allora non ci sarà più. Aspetta, aspetta un secondo. Neanche sergente di polizia. Tre candidati qua, sono mezzogiorno comunque. Sergente. Mezzogiorno mi faccio entrare uno. L'altro, cioè che se parli dell'altro, che Cristiano stava con lui. L'altro forse era anche l'altra gente, l'altro. Dicevamo, scusate. Non è riuscito. È entrato in casa e poi è riuscito. Dicevo? Però tu hai chiamato di perquisizione. A me non cresce così. Qualcosa in casa probabilmente. Esatto. E niente di spettro. Allora. Già. Chi sono che li tolgo? Vincente e Knight. No. Gente esperta. Cioè, non sappiamo sicuri però che sia lui, vero l'altro? L'altro non siamo sicuri. No, no, no. Sono sicuro, io sì, sono sicuro. Sono sempre, cioè, l'hanno fatto insieme l'altra. No, no, sono loro, state tranquilli che sono loro. Aiuto Alex Jefferson 18. Rip. No. Rip. Il progetto sembra... Butto fuori dal... Sì, fatelo e io lo faccio da quest'altra parte. Ma cosa fa? No, dai, ho detto o stai con me o contro di me, è semplice la cosa. Ma che sto dall'altra parte? Prendetegli io di 10-3 euro. Prendetegli subito con i muscoli F7. Ce ne stanno un po', ce ne stanno altri così, eh. Oh no, già l'ho mandati la maggior parte. Ah, gliela ce ne stanno, perché continuavano a venire a rivendicare di tanto in tanto. Ce ne stanno altri due che fanno così. Raga, Scorpion, ma che cosa sta succedendo? Cosa c'è per l'agente Scorpion? Che... allora, un soggetto si è nascosto dentro casa sua, è uscito subito dopo, di nuovo riuscito e è rientrato in casa sua. Ma avrà nascosto qualcosa sicuramente. Ma non è per quello, è anche per un'altra cosa che devo far vedere io. Sì, mentre io non sarei. Vabbè, ma che c'entra? Non è che cioè, andate a sorseggiare? Cioè, che per... Infatti, cioè. Altro caffè devo prendermi? E per forza, che vuoi fare? Scusa. Buonasera. Meno male. No, no, che ci fai tutti. Ciao, Sialoa. Ragazzi, anzi, frequenza 5, ma.
Ditemi. La vuoi fare? E c'è un allora, c'è un soggetto che si è chiuso dentro casa sua e poi è riuscito. No, ma per un'altra cosa. Se che può, per quello, penso. Venga un attimo nell'applicativo. Non andare nel vuoto per fuggire a noi. Perché no, no, anche per un'altra cosa. Chi è che vi sta dando problemi? Limitate la radio. Ci sono problemi, bevete il caffè. Non usate la radio per fare queste comunicazioni, per favore. Che cazzo si parla, non so parlare. Vuoi farla sta cosa, quindi? Che cosa? Ah, quella cosa. E diciamo che di pomeriggio sono molto indaffarato col governo, quindi non riuscirei a essere costante. Ma non ho capito, questi radio mi stanno chiedendo... aiuti di altro tipo, comodo. Infatti è in radio. Esatto, in radio per l'appunto. Moro, mi diceva? Cioè che... Ok, aspettate un attimo che vado a dare il dick a uno spettro. No. Mi dissocio. Sì, abbiamo fermato. Sergente Banner. Comodoro, è presto per un succhino o è già orario giusto? Ma il pomodoro, perché deve partecipare ai campioni alla lasagna? Certo, qualche tenente alla scorta. No, ho detto il pomodoro, deve partecipare a una lasagna party. Io ho visto, le può registrare, bravo. Ha visto? Almeno le cagate che faccio le mettiamo in bacheca, le esponiamo davanti a tutti. Incantalo per vedere che hai fatto. E allora, qui tutta bella questa domanda. Gentaglia, perché non lavora? Lavorare! Banner, vieni un attimo. Hai segnalato tu la gente qui? Lemma. No, non l'ho segnalato io. Lei l'ha è stato sospeso. No, ha fatto banner, tutto banner ha fatto. Ma vai con Barton? Sì, a proposito. Ma oggi sta ma la Blaine stava prendendo gusto pasta Blaine, eh? Ma sì, devo dire di sì. Ma White, ma che mi dici? Mi sembri mi sembri Brando, Dio mio. Che colore sono le gallette ambite? Dove si trova? Il lettore da solo? È scattato un allarme. Adam 2 di Smith. Stanno facendo che c'è? No, c'è sta Banner e Moron, ma che devo parlare io. Ragazzi, sempre. Che cosa fa questo casino? Aspettiamo qualcuno che comunichi per la Blaze. Dobbiamo andare alla Blaze. Allora. Vai. Con Miller. Come ho detto, da una persona che da due. Quando diventi sergente metti richiami per la radio. Signori, ma scusate, richiami, sì. Chi si stava occupando ieri di un certo Tino Materazzo riguardo l'arresto di una Blaine? Io arrivo. 10-4, ci sono 74. Lemma, vieni nella hall, c'è il dottore per te. Chi è quello che ha 10-80 col signore qua? Adam 7. 10-3, ragazzi, Adam 7, Adam 5. E Adam 8. Perfetto. Tac 1, frequenza 6, è andata la Blaine. Arrivo nelle celle per Tino Materazzi per il resto a Gabriella. Arrivo. Ok, ma quindi Banner ti dico io, visto che sono quello più alto? Sì, affermativo. Ok, frequenza 8. Tu non chiedi in pattuglia, Diaz. Ma non ho capito. Negativo, frequenza 6. Chiamati Adam 6. 5, 7, disponibile per pattuglia. Ce ne stanno qua, dai, tanti. Io sei te. Sono che erano tutti occupati di parlare da lì. Un attimo, adesso vai con quell'altro, quello Desmond Castle, vai con lui, mi sa. Manca uno in tac, ragazzi. Aspetta, no, Banner, ferma un attimo, Banner, manda due reclute al posto di due agenti per fuori alla Blaine, se no non abbiamo agenti per fare pattuglia. Castle, io non ho. Non dobbiamo andare ancora. Miller e White, mi dicevete? E sono già frequenza 6. Due reclute, ragazzi, dietro di me. Questa qui, Lexia? Jefferson? Miller e... E lei, eh? E White. Barton, signore. Ma siete nuove di oggi? Martedì sera. Ok, lei, voi due invece siete nuove di oggi? Sì. Oddio. Io no. Ok, allora, i due vecchi allora, vanno, allora. Aspetta un attimo, il tuo nome? Hartman. L'altro? Person. Ok, voi due, tac, uno, frequenza 6, andate alla Blaine, al paletto, ok? Devo andare a prendere... Sì, l'arma. Carabina d'assalto, nella scaffale prendi arma del deposito. È ricevuto, grazie. Vieni. Arrivano due reclute. Dove vai? Di qua, vieni. Eravate in 5. Che senso? Alvin. Ma
chi mi scrivi tu ogni volta? White? Sì. È ovvio. Appena hai il servizio è il mio primo pensiero è pensare a lei. Sono qui. Ok, tornate in Adam voi ragazzi, così riposizionate. Capitano. Ha comunicato Diaz che quello che stava in dopo con lui ha fatto buffo. Ho completato la resta, mi faccio sentire dal medico che non sto molto bene. Quelli che vanno alla Blaine si spostino in Takuno, grazie. Due reclute che appena ho chiamato per andare alla Blaine vadano in Takuno. Babatunghe. Babatunghe? Babatunghe. Dica. Ah, lei c'è? L'ho chiamata per la Blaine, forza. Frequenza 6 Takuno. Carabina, casco e via. Signore, la recluta è da sola rispetto alla gente che ha fatto il 0 e per un arresto anche. Ah boh, io guarda, me ne... Era con la gente di Diaz che ha fatto il 0. No, Diaz non ha fatto il 0, ragazzi, sto chiamando per la Blaine, forza. Ascoltate la radio, però. Chi si occupa dell'arresto qua? Brando, perché parlare in continuazione? Non ti preoccupi, concluda l'arresto, va alla gente Castor, alla Blaine. Signori, per la Blaine, ho parlato con il vostro amichetto nella caffetteria e ha deciso di stare con noi. Quindi ora sto per ammazzare quello che è adesso. Meno male. Come l'ammazzi? Oh, posso venire? Posso venire anch'io? No, signori, nel senso ho cancellato la sua esistenza dalla mia Bibbia. No. Potevi ammazzarlo. Buttalo giù dal ponte. Abbiamo effettuato 70 di un soggetto che abita la chiesa. Ah, salvai la Blaine, dai. Sì, ora e questo qua appena è sceso dall'auto ed è entrato in casa e poi è uscito dopo 20 secondi buoni. Non sappiamo se abbia effettivamente postato qualcosa in casa, dove ne siamo impossibili Iori? Da controllo. Io voglio dire tutti in tac 1, ne mancano meno 2, ne mancano. Uno è qui davanti a me, glielo dico subito. L'altro che manca chi è? Una recluta che è arrivata lì nuova? Chi è che era l'altra recluta? Ci sono. Ok, perfetto, ora siete giusti, a posto. Domanda è questo, gli entriamo in casa. Questi cazzi, hai voluto entrare a casa tua? E noi entriamo in casa sua. Ma non me ne fotte proprio, ci entro con tutto l'errore. Castle? Con chi? Che ti ho sentito malissimo. Il soggetto che stai arrestando. Adesso farò Castle, spostati in tac. Sì. Ho parlato col sergente Scorpion, ha detto che adesso effettua un mandato di perquisizione, quindi vedrò lui. Va bene, io porto in centrale. Check, è qui Adam 3. Piadina, ma chi si vede? Ciao Piadina, hai visto chi si vede di nuovo? Ma quanto tempo? 40 è la cocaina. Andiamo? Si sparano con delle pistole. Ma che... Stradale 1-18. Mille reguai, dai, dai. No, ci sono le reclute, Willer e White, vedete le due reclute. Ok, dai, Miller prendi Lake e White prendi non mi ricordo. Barton. Andiamo. Ecco. Aspetta un attimo. Johnson? Dimmi. Con chi sei? Sul sistema è sparita la mia matricola. Con Evan. Ecco, devi dimenticare sul applicativo. Certo. Sono doppiata del caffè, perciò non ci sono. Ok. Sparano con armi automatiche. Sì, confermato, sparano con armi automatiche. Bene, prendetevi le carabine, le unità disponibili in TAC 2. C'ero... TAC 2. TAC 2. Ok, mi dica il suo nome. 10 persone devono andare. Banner! Banner! Burton, sì. Banner, vengo anch'io, voglio venire anch'io. Vengo anch'io. Andiamo. Ammazzare i disgraziati che si stanno sparando qua. Adesso faccio. Ok. Manchi tu, Banner, vieni anche tu. Banner, vieni in TAC 2, se no non possiamo andare. Venite anche voi, se no. Io ci sono già, sì. Ok, siamo 9, manca un decimo, manca. Dove ci spostiamo, in quale frequenza? Cos'è? Ah, 40, ok. Ok, quelli che sono in TAC 2 in questo momento si spostano in frequenza 7. Check. Però solo quelli che sono in TAC 2 convergono. Check. Vediamo. Inizialmente hanno sparato con pistola, adesso si sentono anche armi automatiche. Colleghi, siete della Blaine? Negativo, siamo... Negativo. Vedo tre soggetti. Ok. Che punto è? 40. Ok, e io... Stanno sparando con armi automatiche. Ok, signori, ci vediamo al civico 20, ok? Al civico 20 ci vediamo.
10-4, le tre persone sono vestite di rosse, maglia rossa, pantalone bianco. Portami a prendere il cappello nel negozio vestiti per fuori, che non ce l'ho. Che? È perché mi sei esattato tutto il guardaroba. Andiamo nei negozi vestiti. Di cazzo. Sparano verso la nave. Ricevuto, ricevuto. Ok, ci sono già scannati tutti, mi sa. Quindi andiamo lì. Esatto, esatto, andiamo lì che siamo pochi, così. E a mettere il casco. Armi automatiche, armi automatiche. Miller. Sì. Arrivo. Quante Adam abbiamo già in posizione? Adam 3. Vabbè, non ci stanno Adam, best ottimisti. Comunque, ci vediamo al civico 20 subito dopo il ponte di ferro, signori. Brava. Ma non c'è più anche la copertura della porta. Ma so già la tattica perfetta. Ieri sera abbiamo fatto una tattica perfetta che proprio... Sì, non ci fosse stato un 10-0 comune di tutta la città, sì. Noi comunque siamo in una casa, però. Dove sei, Laika? Ieri siete entrati in una casa di J. Anderson. Adam 2 a 2 km. L'ho arrestato. Oh. Io scorto. L'ho arrestato, si è preso il centrale. Destra, destra, destra. Subito dopo il ponte di ferro al 20 ci vediamo, ragazzi. Nessuno vada oltre. Sinistra qui. Di che deve essere fatto un ponte? Di paglia? No, perché è un ponte di cemento. Questo qui è proprio ponte di ferro. Guarda, vedi, questo qui è proprio un ponte di ferro, questo. Che bravo che si mette le costruzioni. Certo, io sono... Potevo farlo, vedi? Ok, ci fermiamo qua, sopra la roba discesa. Ferma, 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 ferma. Siamo da soli. 35, 32, 30. Esatto, signori, si parte, quindi si scende su. Vabbè, seguite il SUV che siamo qui al 20 noi. Seguite questo SUV. No, aspettiamo, devo montarlo. Ferma, ferma, ferma. Noi siamo a 800 metri, un attimo. Ok, vi aspettiamo subito dopo il ponte a sinistra. Dai, 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 dai. Adam 3 si trova al 37. Lasciamo i vicoli al 35. E anzitutto incontriamoci al 20, ragazzi, come vedete. Sì, si sì, è dato una tecnica ottima, quindi... Quindi seguite me un attimo. Pit. Ehi, che c'è? Andiamo con Miguel al 41? Esatto, esatto. No, no, facciamo un altro modo. Adesso, dato che siamo in 10, 5 vanno dritti giù in fondo al porto. Okay, sì, e 5 scendono prima qui. Sì, sì, quello intendevo comunque. Allora, signori, decidiamo un attimo come andare. Allora, io proporrei di lasciare virgola 35. Allora, o qualcuno io direi che ci dividiamo in due gruppi. Uno va giù in fondo al 41, o giù in fondo al porto, e uno invece sta qui all'inizio e va avanza a piedi. Allora, e così li schiacciamo a panino. Non lo so, ci dobbiamo vedere allora. Andiamo a piedi. Oppure tutti compatti dal 20 andiamo verso il 20, iniziamo a avanzare. Sì, 42 è pieno, ragazzi, 42 è pieno. 42 è pieno, ci vedo tanto. Dividite pieno. Signori, io vado al 41. Numeri. Quanti soggetti abbiamo? Allora, abbiamo visto 3 soggetti a terra al 42. Cioè, a terra per... non soggetti. Ok, perfetto. Ma a terra, terra sdraiati o a terra no, in piedi? No, proprio a terra in piedi. Ok. Però... Perfetto, allora andiamo al 41, Marolo, ok? No, no, 41 no, è troppo... Vai, di passare davanti al 42 ti fucilano, poi sono senza porta, sono... E poi se ci bucano le gomme... Sì, se vi... No, e poi se si bucano... Farvi dare aver sentito sta cosa che appena detto. Comunque, allora passiamo dal lato sinistro del treno. No, ragazzi, ci fermiamo qua. Guarda, ci fermiamo qui con le macchine. Dove ho messo la posizione. E avanziamo a piedi 35, 32, 30. Avanti, no, se saliamo in due sul tetto, cosa facciamo? Morolla, allora dimmi. E la tattica qui è questa qui: fermarsi dove ho messo il punto, avanzare a piedi piano piano. Un tetto. Ma io ragazzi ci stanno avuto niente un sergente in questa operazione, perché lo parla con io proprio? Scusi, banner, Prego, ragazzi, banner. Fate come meglio credete. Vabbè. Banner, ma che minchia di risposta è? Allora, ripetimi la Allora, passiamo, ci fermiamo al 35, passiamo le auto, controlliamo se è pulito, poi passiamo dal lato sinistro del 35. E avanziamo a piedi. Quello che ha detto Smith. Sì, ok, avanziamo a piedi, insomma. Ok, perfetto. Allora la mia tattica, perfetto. Seguite la prima pattuglia. Dal 35 sì. Ma siamo tutti 10 qui su questi 3 veicoli? 4 veicoli? Sì. Due sono da 3. Ok, parcheggiate qua i veicoli.
Vabbè. Ok, si avanza, signori. Dalla parte sinistra avanziamo. Sì, sì. Però qualcuno deve controllare anche la strada, signori. Qualcuno deve controllare anche la strada che non scappano. Signore, cerchiamo di fare un fuoco più unito. Cioè più uniti siamo, più compatti siamo, meglio è. Sento molti colpi da fuoco. Abbiamo visualizzato. Avanza, avanza, però. Il 32 siamo. Cioè, io sono il 32. Visto? Ah, beh. Avete fatto il giro dietro il 35? Sì, siamo dietro. Sì, siamo al 32 adesso. Fermatevi al 32 perché non vorrei che ci prendano il tetto del 30. Sì, ma entriamo nel 32, signori. Entriamo dentro il 32. State attenti che i tetti sono. Cioè, i vetri sono. Non sono antiproiettili. Ricomponiamoci un attimo, entrate al 32. Cioè, intendo dire, entriamo dove c'è lo 0 del 30, questo intendo dire. Aspetta, ancora no. Avanziamo, dai. Avanzate, ragazzi, avanzate. Sotto il 30, sotto il tetto del 30, dove c'è lo 0. Siamo a un tetto comodissimo, qui non c'è nessuno mai. Sono già qui io. Andiamo. Sono già qua io. Ok, arriviamo. Attendi la bombola. Ok, hai visuale su di soggetti. Sul 30 non ci sta nessuno, vedo un corpo a terra sul 30 e basta. Okay. Il 30 è pulito. Riusciamo a salire la due corpi. No, probabilmente non è pulito, ma stanno sparando sul per il 30, ma dall'altra parte. Se saliamo tutti sul 30. No, tutti no. Salgono in 3 sul in 3 salgono sul 30 e gli altri coprono da sotto, signori. Io e Miller e qualcun altro saliamo sul 30 e vediamo se c'è qualcuno. Gli altri ci coprono dal basso. Vai, saliamo in 3 e 3. Basta salire. Ah, non salgo. Sono sul tetto. L'ultimo che sta dietro di me, non salire, scendi. Pulito, 30 pulito. 30 pulito, due soggetti a terra, signori. Conviene che qualcuno stia sui tetti, ragazzi. Vedo tanti soggetti, faccio fuoco. Vedo soggetti, faccio fuoco. Facciamo fuoco? Sì. Negativo, fuori. Mi ci stanno sparando contro, fra poco. Fuoco! Che colpi? Tango? Dove sono? 47. Quanti siete su quel pezzo? Tanti, non c'è bisogno al che salgano altri. Siamo in 3, no, siamo in 4 sul 30. 47, dove c'è quella tipo che è d'energia, qualcosa del genere, c'è anche uno. Anche al 42. Vabbè, 42 no, è pieno, signori. È sul tetto del 42 pure, ce n'è uno. Sono fatti a... Ce n'è uno sul tetto 42 e sono praticamente a panino perché sì. Parla da 47. Li dobbiamo prendere. Ragazzi, dobbiamo prendere i 47. Dobbiamo andare su 47 tutti insieme. Perché sì, più siamo meglio è. Cioè dobbiamo attaccare noi al 47. 43 sparando dal 43. Sono in alto. Comunque, Johnson, non hai fatto nessun tango, Lo vedo, 43. Non l'ho fatto. Non l'hai fatto. Dietro quello rosso. No, non l'hai fatto perché mi ha sparato per adesso. Ok. Sparano dal 45, tetto 45, 42 davanti a noi, insomma. Te fede, grazie per il follow. Mi dissocio fortissimo dall'arma che stai usando. Tetto 42 c'è una persona. Serrato un collega. Negativo. Ma chi spari? Oh, chi spari? C'è un collega a terra. 42, raga. No. Ma non arrivano i colpi? No. Ragazzi, sul 30 siamo più che inutili. Quindi scendiamo dal 30 e andiamo sul 47. Perché c'è gente al 47. Sì, c'è gente al 47. Dobbiamo attaccare a quelli sul 47. Sul 42 fa copertura 47. Sì, ma 47 se siamo coperti non ci prendono. Io sono praticamente sotto 47. Alla base. Però ho 42 che mi mira. Ok, diciamo due black su 5. Pronti? Attenzione che qui mi ci prendono da 43 se ci sono. Sì, appunto da 43. Ci stanno? In teoria sì, mi hanno detto. Su 43 ci sta gente? Sì, 43 sì. C'è un soggetto. Non allora si fa il giro da destra. Dove
dove sta andando? Andiamo sopra il 47, signore, devo andare ad attaccare quelli sul 47. Quelli sul 47 sono sotto. Sul 43 ci sono persone comunque, attenti. Sì, sì, uno o due. Sì, ma non arrivano i colpi. Allora. Mi saccio fortissimo da quell'arma. Comunque, dobbiamo andare dietro quel muro lì, ragazzi. Ok? Appena allora, appena scavalchiamo, ci spareranno dal 42. Quindi, appena scavalchiamo, corriamo dove c'è la moto, ok? Faccio fuoco di pronti? Aspetta, ma quelli al 47 non ci stanno più? Ma secondo me si sparano contro. Faccio fuoco di copertura qua da dentro. Pronti? 3, 2, 1, via. Via. Si sale. Attenti dal 43. Attenti dal 43. Quello al 47 sotto io l'ho atterrato. Era uno al tiro rosso. Ci sta. Tango. Da dove? 47. Quanti non abbiamo a terra? Non penso nessuno. Ok, il 47 è pulito, signori. Okay. Attenti dal 43, che dal 47 siamo bersaglio facile. No, è inutile salire. Aiuto! Stanno sparando anche una colpa di 48 voltate, è pericoloso. Spostiamoci. Fatevi da lì che vi atterra quello di al 42. Oh! Ma? Secondo me dobbiamo avanzare dal basso. Andate via da lì. 43. 2 su 43. Non colpite, fermi. Non colpite. Ma che sono morto? 47. Quanti uomini abbiamo a terra? Smith? Sono Smith. Ok, gli altri non li vedo. Qua siamo in 7, c'è qualcun altro che non è qui con noi? Sì, siamo noi due al 30. Ok, allora ci siamo tutti. Vogliamo provare a prendere un Adam e fargli il giro con un sub, non so, passando da 46. No, non è il caso di prendere i mezzi a questo punto. Ma perché sono morto? Cazzo, dai. C'è uno sulla torre. Quale torre, Dello? 42, tipo. Sì, sul 42 sapevamo che c'era. Sopra la 9? Alla torre, ragazzi, torre a quella vista. È a destra. Johnson. Si è affacciato, mi sa che non arrivano i colpi. Mi sa. Johnson, scendi. Arrivo. Allora, al 43 non arrivano i colpi, però dovete stare attenti. Ragazzi, andate dal 46. E io guardo. Lo scarto al 43 arrivano. Ragazzi, come vi ho detto io, cerchiamo di prendere i veicoli almeno. È l'unica cosa. Johnson, cosa sei? Vieni i veicoli, i veicoli siamo pensati facili. No, ma... ho capito, ma voglio attraversare 46-47? No, è rischioso, aspettate un attimo. Io e Johnson ci stiamo posizionando un attimo, sono a mezzo giro. Su 43 sono proprio sul tetto, tipo. Sì. Quanti sono lì? Tipo 2-3 in teoria. Ne ho visti 3. Adesso ce n'è uno fermo, ragazzi, che Johnson ce la fa. Vai Johnson, spara lì. Vai Johnson. Non credo arrivano da qua comunque. Non arrivano, quelli dello scar sì, però i colpi. Il giubbotto com'è? Li hanno colpito, non mi hanno colpito? A me sì hanno colpito. A me sì hanno colpito. Sì. Perché stiamo parlando solo in 5 radio, gli altri... Ragazzi, allora, sono due cose. O andiamo al 46, passiamo dritti e poi andiamo da dietro al 42, andiamo... poi andiamo dietro, prendiamo le auto e avanziamo con le auto. Io eviterei di provare le auto. Ok, allora andiamo di qua dritti, andiamo dall'altra strada, ci dobbiamo da qualcosa celeste. Aspetta un attimo. Da lì facciamo il giro del 46 e andiamo al 42 da dietro. Io e Johnson stiamo già facendo il giro, vi diciamo noi, vi facciamo fuoco di copertura quando attraversate. Dal 46 stiamo facendo il giro. Johnson. Aspettiamo il tuo leader. Allora,
passeremo noi con la moto prima, così magari, non so. Vi facciamo fuoco di copertura. Aspettate. Voi seguiteci da dietro, ok? Dobbiamo fare fuoco di copertura. Adesso andate sul via. Un attimo, arrivo. Via. Fede Canto 7, grazie per il follow, grazie mille, benvenuto in live. Pianto, stiamo aspettando te. Aspetti. Stiamo controllando se è pulito, perché prima ne avevamo messo uno qui. Siete in due dove? Al 30? No, 48. Controllate che il 45 e il 46 siano liberi, così noi andiamo, ci addestriamo. Ok, stiamo avanzando a piedi verso il 46. Che palle, sei già a terra, dai. Miller? Sì. Ok. Cazzo, noi testi. Ci sparano, secondo noi me siamo... dobbiamo aspettarne ora, signori. Ok, noi siamo... Fateli sparare fra di loro. Ok, vi vediamo dal 46, è libero quindi. Sembrerebbe. Sembra. Occhio ragazzi, perché c'è uno sulla torre e mi vede subito quello. Se riuscite a prendere dalle spalle che è girato. Sì ragazzi, voi due, se riuscite a prendere da dietro. Ma la torre del 46? Del 42. 42. Okay. Allora, ragazzi, Miller, ti aspetto. Sì, sono qua, 48. Senti. Sparano. Sparano anche dal tetto del 42. Non dovete tornare indietro, raga. Chi è che è indietro? Sono io. Prova ragazzi, a prendere attiva la moto. No, tu cazzo di telefono, non vedo. Johnson, dove sei? dopo il cancello 46. Giustamente a prendere White che è il suo boss. Non arrivano ancora i colpi, Ah, ma è venuto solo, veniva. Non arrivano i colpi, ma com'è? Poi gli sto andando al 45. Ok, noi siamo tutti al 46 adesso. Quello lì del 43 si muove. Ragazzi, qualcuno con una moto ce la fa a venire con me? Li facciamo il giro quello sulla torre? Ragazzi, attenti che ce n'è uno anche sul tetto al 42. Tetto. Io sono al 45. Bravo, arrivo al 45 allora. Sono al 45. Attenzione, come vogliamo procedere? Sento una moto. Ma noi siamo qualcuno a terra, Smith. Siamo al 45, non noto. Okay, io sono al lato destro. Negativo, siamo ancora tutti in piedi tranne te. Aspetti, vedo. Riusciamo a salire sopra sto cavolo. Io proporrei di fare il giro a quelli lato 42, prendere quella zona lì e mettere sotto stacco il 42. Non facciamoci vedere tutto. Sul 45, Sto cazzo di tetto si riesce, sta lì. Non sporgete che quello della torre poi viene. Moto aggiornamenti. Posso dire che posso di merda. Non riusciamo a salire su nessun tetto. Ragazzi, è assurdo come tutte le situazioni. Non voglio sentire le ragazzine che si lamentano. Avanti, dai. Cerchiamo di avanzare e prendere quella torre. A questo punto avanziamo da destra. Dai, dietro il 46, andiamo al 46. Allora andiamo da destra perché mi fai il giro. Il 45 è pulito. Sì. Sparano ancora. Siamo noi. Facciamo il giro da destra. Okay. Ti colpisce quello del 42 comunque da qua, Sì. Perché c'ha un cecchino? Ma è ancora sulla torre?
No, sulla torre non siete nessuno. Ma non c'è più nessuno sulla torre, ragazzi. Ma io faccio un tetto. Ragazzi, comunque ci siamo divisi, perché qua siamo soltanto in 4, dobbiamo andare tutti insieme. Venite al 45. Vicino alla... cioè accanto alla barca 44, ci rincontriamo qui e torniamo, avanziamo insieme. Ok, ci siamo allora noi. Aspetta. Ecco. Ah no, sono con lei. Senti, non cadere. Era brutto andare a casa, no? Vabbè, le vedo, ne ho visto uno sulla barca. 40. Raga, secondo me dovremmo fare un altro giro. Qua siamo minuti. Dai, 40, raga, per forza 46, sennò... Secondo me erano i tiri sub, però vabbè. Infatti. Tiri sub, se sono sui tetti sono pericolosi. Ho il blindato dietro, come ci colpiscono? Attenti, a chi spara, no? Dal tetto 24, cazzo, è 42, scusate. Chi sono dietro con le moto? Loro. 24, cazzo, è 42. Ah, perché te sei super, ragazzi, posso dire cosa è uscita. Ecco, possiamo provare così, se siete già vicini con la moto. Occhio ragazzi, però sì. Correte veloce, non state a bassi chilometri. Vieni a destra, Johnson. Al 34. Arriva al 45. Da lì non passate su. Dovete entrare per forza dal 46 e poi venire a destra. Fate una cosa, qua si può passare, voi a piedi potete passare. Se io passare là mi sparano. Guardate, dove sono io sul lato destro, invece potete passare tutti. Venite più verso dove c'è il garage 12. Dove vuoi che avanziamo? Sono all'altra destra. Dietro di voi. Ho capito. Dove siete venuti voi prima? Potete passare qui. Johnson? Dove sei? Sono lì ai veicoli.
Miller, dove sei? Lì al 45, ne porto un paio e ci riuniamo tutti. Sto prendendo la pattuglia. Che è il SUV, quello che lo vedo rotto. E sei perso l'unico che non c'aveva una portiera? Non ci sono altri SUV. Prendo la pattuglia io pure. Bianco? Dove... ragazzi, dove siete? Perché stanno facendo il giro con il veicolo. No, uno che viene a prendermi, sono diciamo 48. Noi però ci siamo spezzettati, siamo rimasti così. Ok, vedo, come faccio a passare di là? Fermo, Johnson, fermo. Da dove siamo venuti, Ben? Banner dal lato destro, vai tutto in fondo lì. Vabbè, sì, destra. Sì, ok, ok, mi ricordo. C'è una... Ragazzi, vogliamo entrare proprio pesanti, cioè a velocissimi. E arrivare al 41. Per forza. Penso sia il modo migliore. Entriamo tutti Johnson. A manetta. Allora, qui Miller, idea. Entriamo tutti diretti, fondo a destra. Si può fare. Miller, c'è anche Johnson? Sì. Sì. Otto su voi due. La pattuglia potrebbe rimanere qua. In caso no, senza portiera lasciamolo qua, ragazzi. Ho tutti o nessuno. Ragazzi, ma la pattuglia viene squagliata, ve lo dico. Ah, cazzo, ma siamo. No, non vi preoccupate, non siete più riparati nel SUV che dalla pattuglia. Fateci strada voi, noi seguiamo. Ok. Quindi 41? Sì, quando volete. Affermativo.